Mi fa particolarmente piacere farlo a pochi giorni da un appuntamento importante, Parigi 2015. Oggi pronunciare la parola Parigi ci riporta immediatamente alla qualità di questi giorni, l'attualità tragica di questi giorni. Io voglio cogliere questa occasione per dire con chiarezza che Parigi 2015, la COP21, si deve fare a questo punto a maggior ragione, con più forza di prima. Noi a Parigi 2015 andremo a discutere del valore dell'ambiente. Ci saranno a discutere in quella sede tutti i paesi del mondo, 193 paesi. Da lì dobbiamo mandare un messaggio chiaro. Il valore dell'ambiente, così come tutti i valori occidentali, non si piegheranno davanti al terrorismo. Deve essere un'occasione forte per ribadire questo. Quindi, a maggior ragione, l'impegno del nostro Paese e di tutta l'Europa a Parigi sarà rafforzato rispetto a quello che sarebbe stato in assenza degli atti che hanno sconvolto quel Paese, tutta l'Europa e tutto il pianeta negli ultimi giorni. Dicevo, il tema che trattiamo oggi è un tema strettamente collegato a quello che affronteremo a Parigi 2015. Noi sappiamo che la vivibilità del pianeta è la più straordinaria delle sfide e questa sfida si vince con i grandi accordi mondiali, ma certamente anche con tutte quelle iniziative che migliorano la qualità del nostro ambiente e dunque la vita di tutti i cittadini. Oggi c'è un dato di fatto oggettivo. Per limitare il discorso solo all'Europa, circa i 4/5 della popolazione europea vive ormai in zone urbanizzate e la tendenza aumenta, non accenna certamente a diminuire. Da qui la crescente necessità di valorizzare, riscoprire e ripensare il verde urbano. La vivibilità del pianeta a questo punto, ed è questo un tema fondamentale che affronteremo a Parigi, è dunque anzitutto la vivibilità delle città. Evidenze scientifiche ormai consolidate dimostrano da questo punto di vista che gli aggregati urbani con maggiore densità di verde assicurano migliori condizioni di vita, sia riguardo al temperamento degli effetti dei cambiamenti climatici, sia riguardo alla capacità di assorbimento delle emissioni nocive per la salute umana. Il nostro verde, anche quello urbano, soprattutto quello urbano, contribuisce a definire il bilancio dei gas serra emessi a livello nazionale. Per darvi un'idea, le aree verdi cittadine hanno la capacità di assorbire sino a 12 milioni di tonnellate di CO2, quasi il 3% delle emissioni totali, con intuitivi effetti sulla vivibilità nelle nostre città. Ne troviamo conferma chiara anche nella legge numero 10 del 2013, quella istitutiva di questa commissione, che istituzionalizzando la Giornata Nazionale degli Alberi precisa che l'obiettivo è proprio attuare il protocollo di Kyoto, nel quale, come noto, si riconosce il patrimonio arboreo e arbustivo un ruolo essenziale nel miglioramento della qualità dell'aria. È dunque palese che la maggiore o minore presenza di verde sia fattore che dà forma in positivo o in negativo al modello di sviluppo sostenibile individuato e perseguito dalle politiche pubbliche di un paese. Un modello destinato a declinarsi in tanti modi e la cui costruzione chiede alla politica risposte di fronte alle sfide del nostro tempo. Verde urbano naturalmente non significa solo alberi, eppure lo dico con tutta franchezza, poche cose come gli alberi sanno riassumere in sé il valore, il molto valore che sta racchiuso nell'idea comune di verde urbano. In questo molto, salute e ambiente hanno certamente una valenza primaria. Ma il verde pubblico, e dobbiamo rammentarlo sempre, è anche identità culturale. Sta a noi testimoniarlo, sta a testimoniarlo la vicenda degli alberi monumentali, sulle quali la legge, sempre la numero 10 del 2013, ha inteso giocare con coraggio al rilancio, avendo il Parlamento mostrando consapevolezza del fatto che tra gli alberi ve ne sono alcuni che con il passare del secolo hanno raggiunto dimensioni e forme imponenti, mentre altri, magari meno significativi sotto il profilo strettamente vegetativo, sono espressioni vive della storia e delle tradizioni, anche religiose, delle popolazioni che nei secoli si sono succeduti in determinati luoghi.
Altri ancora, infine, non di particolare pregio naturalistico secondario o secolari, hanno tuttavia assunto nei fatti una fortissima valenza simbolica, che talora va ben al di là dei confini nazionali. Caso emblematico, ad esempio, è quello dell'albero che ha preso il nome di Giovanni Falcone proprio a Palermo. Questi alberi vanno censiti e vanno protetti, perché sono una parte rilevante del patrimonio culturale di questo Paese. Quella collaborazione piena fra amministrazioni che ha consentito a questo governo di adottare in tempi brevi il decreto attuativo della legge numero 10 del 2013, al quale era rimesso di indicare le modalità per provvedere al censimento. Sono certo sarà replicata nell'azione di rilevazione e di tutela che vedrà impegnato, oltre agli enti locali, anche le donne e gli uomini in divisa. Per evitare, fra l'altro, che si ripetano, tanto per fare un esempio, episodi come quello del rave party che ha danneggiato in Val d'Orcia una quercia di circa 300 anni di età. Queste cose in un paese civile non possono capitare. Questi alberi sono la nostra memoria, la nostra identità, e voglio dirlo con chiarezza, non intendiamo rinunciarci. Non intendiamo rinunciare nell'anno di Expo non solo al suo simbolo, appunto, un albero, ma anche a ciò che di Expo è comunque destinato a rimanere, le migliaia di alberi che resteranno piantumati nel sito, oppure il ricordo dell'albero piantato personalmente dal presidente austriaco nel bosco del padiglione del suo paese. E neppure intendiamo rinunciare ad altra memoria, come quella che in questi tragici giorni si è trovato un eccellente modo di onorare a Milano, dove un albero è stato dedicato a Khaled al-Assad, che dopo una vita di lavoro e studio dedicata al sito di Palmira, memoria della civiltà umana, ha cercato di difendere quei tesori dalla distruzione dell'ISIS, pagando questo suo gesto straordinario con la propria vita. Penso, come persona e come ministro della Repubblica, che un albero dedicato a Khaled al-Assad dovrebbe essere messo a dimora in ogni città italiana, ad iniziare proprio da Roma. Questa è una proposta che lanciamo qui oggi e che troverà attuazione nei prossimi giorni, perché dove la cultura ha radici solide non cresce la malapianta del terrorismo e dell'odio. L'albero e la sua messa in dimora hanno infatti anche una potente funzione educativa, e proprio per questo insisto nel dialogo che con approccio sempre costruttivo intrattengo tutti i giorni con i sindaci sulla necessità di rispettare la regola di un albero per ogni neonato. Anche dove lo spazio a disposizione dei comuni sembra mancare, del resto da oltre 20 anni, è possibile trovarlo sui terreni statali, come chiarito di recente dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico. Verde pubblico è però anche economia, che preferisco declinare per convinzione e non per convenzione, per conformismo, come sviluppo sostenibile. Lo è per gli effetti sul risparmio energetico, sulla salute delle comunità urbane, sulla ingente spesa pubblica, sulla infrastrutturazione del Paese. La misurazione di questi benefici sta diventando anche misurabile attraverso particolari strumenti per offrire ai decisori pubblici, operatori economici, un ordine di grandezza non soltanto dei valori economici ritirabili in genere dalle politiche di gestione del verde urbano, ma perfino la quantità del vantaggio ricollegabile alle singole specie arboree. Non è dunque più tempo per letture riduzionistiche, secondo le quali il rapporto fra verde pubblico e lo sviluppo economico non si spingerebbe oltre la dimensione dei comparti di settore del turismo naturalistico. Il verde pubblico è, come detto, molto altro. È proprio la consapevolezza di ciò che stimola a lavorare, come sta facendo il Comitato operante presso il Ministero, per la messa a punto e l'implementazione di quei sistemi di contabilità ambientale individuati proprio dalla legge 10, con l'accento su infrastrutture verdi e servizi ecosistemici. Quella normativa è, a mio avviso, un laboratorio di cambiamento e in ogni caso un punto di partenza, non di arrivo, che lancia una sfida della posta in gioco molto alta ai decisori pubblici, tecnici, giuristi ed economisti. Una grande discussione pubblica, come gli stati generali, è dunque strategica e fondamentale. Ciò detto, ritengo che il molto lavoro che resta da fare per raggiungere anche nel nostro Paese standard accettabili dal punto di vista del verde urbano, abbia bisogno di molte cose,
di risorse finanziarie certamente, altrettanto certamente di una visione lungimirante degli enti locali, una parte dei quali soltanto ancora oggi risulta dotata di un proprio regolamento del verde. Ma occorrono anche saperi tecnici, professionisti capaci che sappiano mettere al servizio di una causa come questa. E serve la collaborazione fattiva della società civile, compresa quella alla ricerca di forme più mature di responsabilità sociale d'impresa. Anche perché nelle diverse città del nostro paese, in cui sono state già realizzate esperienze molto avanzate e significative, i frutti sono stati molto positivi. La mobilitazione di tutte queste componenti è essenziale. Il Ministero dell'Ambiente farà per intero la sua parte, con un'azione ancora più incisiva nel Comitato per il Verde Pubblico e nel continuo dialogo con tutte le istituzioni. Grazie. Grazie Ministro Galletti. Trovo una straordinaria idea quella di estendere a tutto il paese l'esempio milanese di dedicare un albero a questo straordinario archeologo che ha pagato con la vita questo suo gesto così coraggioso a Palmira, a fortiori in giorni cupi come quelli che stiamo vivendo, in cui è quindi ancora più importante lanciare un segnale molto forte. Grazie delle sue parole che suonano anche come incoraggiamento a noi altri del Comitato e dell'impegno che cogliamo nelle sue parole ad un'azione sempre più determinata in questa direzione. Lei ha citato fra l'altro il caso delle città che non si sono ancora dotate del regolamento per il verde. Fra queste ce n'è una che in qualche modo si trova a metà strada ed è proprio Roma, dove era stato fatto un lavoro molto avanzato fra assessorato, uffici dell'amministrazione comunale e anche associazioni, e nei giorni scorsi è venuto un appello al quale desideriamo associarci affinché il commissario straordinario non sciupi questa opportunità e porti fino in fondo questo lavoro, e sarebbe molto molto importante. Saluto intanto il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale del 7, caro amico che ci ha raggiunto dopo un viaggio da fuori Roma, e quindi questo rende ancora più significativa la sua presenza, e proseguiamo a questo punto con gli interventi previsti. Ermete Realacci è ancora impegnato alla Camera, e quindi darei la parola senz'altro a Massimo De Rosa, fino a poco tempo fa vicepresidente della Commissione Ambiente, Movimento 5 Stelle, uno dei parlamentari che hanno mostrato più attenzione alla legge 10 e a quello che essa significa. Grazie. Intanto, prima ci tenevo a salutare tutti e ringraziare per l'invito e la partecipazione a questo evento critico importante. Ora passo all'intervento vero e proprio. La legge 10/2013 era stata concepita per intraprendere un passo importante verso lo sviluppo del città italiano e per diffondere una cultura del verde pubblico. Con questo provvedimento si mira a conservare la biodiversità, aumentare il numero degli alberi e al tempo stesso si vuole ridurre l'inquinamento, proteggere il territorio dal dissesto e stimolare comportamenti quotidiani virtuosi, che ritengo sia la parte più importante. Essa considera lo sviluppo del verde urbano uno strumento di miglioramento della vivibilità delle città, promuove l'obbligo per i comuni di rispettare gli standard urbanistici relativi alla quantità minima di verde pubblico per ogni cittadino, promuove misure per favorire la creazione attorno alle città di cinture verdi e l'implementazione di soluzioni architettoniche innovative quali la copertura verde dei pubblici. La legge 10/2013, in riferimento alle problematiche legate al verde dei sistemi urbani, sembrerebbe toccare le corde giuste. Rimane il dubbio se lo faccia anche con le modalità ottimali, affinché le disposizioni siano effettivamente attuabili in tempi utili, soprattutto alla luce degli sviluppi legislativi nazionali in merito alle competenze delle autonomie locali. Lo spirito della legge infatti è fortemente condivisibile, ma a circa 2 anni e mezzo dalla sua entrata in vigore bisogna rilevare delle significative difficoltà nella sua attuazione, in generale ed in particolare alla sua ridotta considerazione da parte degli enti locali. Permangono quindi tra l'opinione pubblica e soprattutto tra gli addetti ai lavori alcune perplessità in merito alla sua potenziale applicazione, puntuale in ogni suo aspetto.
A tal proposito, sarebbe opportuno mettere in campo alcuni interventi migliorativi. Ad esempio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della stessa legge, risulterebbe opportuno finanziare una campagna di comunicazione su stampa, TV e internet, ricorrendo anche alla collaborazione delle numerose associazioni ambientaliste presenti in Italia, tramite cui comunicare al grande pubblico i benefici prodotti dal verde urbano, quantità di polveri sottili e inquinanti gassosi assorbiti dalle piante, risparmio energetico ed economico per le singole unità immobiliari, riduzione dell'isola di calore estiva, risparmio sui costi sanitari dovuti alla riduzione a disposizione della popolazione dei polveri sottili, maggiore qualità del tessuto urbano e potremmo andare avanti. Sviluppare una legge di attuazione della legge 10/2013 che rende obbligatoria l'attuazione appunto delle varie norme che la compongono sarebbe un passaggio fondamentale, perché quello che rileviamo è l'obbligo per le amministrazioni di attuare queste norme che è carente all'interno della legge, comunque i controlli sono lasciati abbastanza alla volontà della Commissione. Servirebbe creare un bonus speciale connesso con la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, al fine di favorire per quanto possibile la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, considerando anche una possibile modifica della legge sui condomini. La trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili consentirebbe una riduzione dell'isola di calore estiva con importanti risparmi energetici per tutti gli immobili urbani, oltre ad evidenti benefici per la salute e per l'ecosistema urbano. Infine, definire una normativa che imponga la ricopertura con piante sempreverdi delle recinzioni in generale e fronte strada in particolare, per ottenere l'assorbimento delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi direttamente nelle strutture viarie dove vengono generati dal traffico veicolare. Queste sono tutte questioni affrontate dalla legge 10/2013 e che, per quanto magari possano sembrare piccole, ma sono questioni fondamentali che, se applicate all'interno di tutte le città sul nostro territorio, farebbero cambiare veramente la qualità di vita delle città e farebbero risparmiare appunto sulla salute dei cittadini. Nella legge 10, in parte, si riscontra un'analogia con la proposta di legge sul consumo di suolo, che stava per essere calendarizzata alla Camera. Dico in parte perché, a differenza della legge 10, il testo della legge sul consumo di suolo sta subendo continui tentativi di svuotamento da parte di alcune forze politiche che sembrano rispondere più agli interessi appunto di palazzinari piuttosto che a quelli della salvaguardia di una risorsa fondamentale come il suolo. Non capendo poi, cosa ancora più grave, che la legge, così come concepita originariamente, mira a dare forte impulso al settore delle costruzioni, orientando però verso il recupero dell'immenso patrimonio edilizio costruito invece che su un insensato consumo di suolo vergine. Evidentemente si cerca di soddisfare le richieste non tanto delle imprese edili, che giustamente reclamano di poter lavorare, quanto quelle dei signori delle rendite fondiarie e della peggiore finanza speculativa, ancorata ad un modello di sviluppo anacronistico e insostenibile che non solo dal punto di vista ambientale. Penso sia utile quindi denunciare questa situazione oggi davanti a questa platea importante per impedire che domani ci si debba ritrovare a rimproverarci di non essere stati abbastanza intransigenti verso questi veri e propri attentati verso un bene comune che è il suolo e verso lo sviluppo sostenibile dei nostri territori. Soprattutto oggi, alla vigilia della 21ª conferenza delle parti sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi, garantire piena attuazione alla legge 10 ci consentirebbe di poter contare su un valido strumento di contrasto agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, che minacceranno sempre di più la vivibilità delle nostre città. Infatti, le città sono uno degli ambienti più sensibili che verranno colpiti dai cambiamenti climatici, perché ambienti artificiali. La legge infatti agisce sia da un punto di vista dell'adattamento che della mitigazione dei cambiamenti climatici, innalzando non solo la qualità della vita nelle città, ma contribuendo in forma aggregata alla mitigazione degli impatti delle città sugli ecosistemi. Inoltre, l'importanza del verde urbano risiede anche nella sua straordinaria funzione di argine all'impermeabilizzazione del suolo e di conseguenza alla prevenzione dei rischi da dissesto idrogeologico. Vorrei inoltre che non si dimenticasse l'importanza di potersi avvalere, ai fini di una corretta attuazione della legge, delle preziose competenze dell'ISPRA, un istituto troppo spesso oggetto di tentativi di depotenziamento, tradottisi in continui tagli al bilancio e sottrazione di competenza a favore di società opache come per esempio Sogesi.
Le sfide ambientali che abbiamo davanti sono di portata epocale, investono tutti i campi, dalla politica all'economia, dalla società alla ricerca scientifica. Delegare questo compito a soggetti privati che operano in maniera arbitraria in merito alla selezione delle competenze e agli indirizzi d'azione e che hanno mostrato negli anni tutta la loro inefficacia non è più una strada percorribile. Qui non si tratta di interpretare il ruolo del Savonarola di turno, qui si tratta di affrontare seriamente le sfide del futuro che minacciano la vita di tutti, anche di quelli che traggono giovamento personale da situazioni opache di questo tipo. Per questo motivo bisogna approvare al più presto anche la proposta di legge di riforma delle agenzie ambientali, senza stravolgere il contenuto e praticamente il testo che è stato approvato già alla Camera all'unanimità, pressoché all'unanimità. Lo stesso discorso vale per il Corpo Forestale dello Stato, anch'esso come ISPRA chiamato ad assolvere ad un ruolo fondamentale, sia nello specifico per la completa attuazione della legge 10, sia per la difesa del nostro straordinario patrimonio ambientale, paesaggistico e agroalimentare. Il disegno di legge Maria sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione prevede tra l'altro la soppressione del Corpo Forestale dello Stato. In tal modo vengono di fatto depauperate le attività di controllo del territorio per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Una forza che più di tutte svolge attività di polizia ambientale specializzata e il cui ruolo è stato negli ultimi anni decisivo nell'accertamento di gravi reati. Un esempio su tutti può essere quello della Terra dei Fuochi. Il Corpo Forestale dello Stato è una forza altamente specializzata per contrastare i crimini ambientali, con importanti compiti di controllo e sicurezza sul territorio e per il settore agroalimentare, difesa della biodiversità, del suolo, delle piante e degli animali in via di estinzione. E tutto il settore agroalimentare sono solo alcune delle specificità del Corpo Forestale. Queste funzioni potrebbero essere date in appalto a privati e sappiamo cosa potrebbe significare. Tra i magistrati, anche il sostituto procuratore della DIA, Roberto Pennisi, ha evidenziato che la soppressione del Corpo Forestale costituirebbe un sicuro e drammatico passo indietro nell'azione di contrasto dei crimini ambientali, la cui vera dimensione e la cui realtà fanno spesso impallidire la stessa criminalità mafiosa. Ma torniamo alla legge 10. In merito all'attuazione della legge 10, mi preme sottolineare l'assoluta importanza del ruolo assegnato al Corpo Forestale dello Stato ai fini dell'attuazione dello stesso dettato normativo. È un esempio il ruolo che ha il Corpo Forestale nel censimento degli alberi e filari monumentali e nel controllo sulla loro gestione. La scomparsa, in un certo qual senso, del braccio operativo a supporto del Comitato per il Verde Pubblico pone un altro problema nella gestione quotidiana delle segnalazioni e delle documentazioni da reperire e analizzare. A tal proposito, una proposta che facciamo al Ministro e si può valutare potrebbe essere quella di supportare il Comitato mettendo a disposizione al bisogno una task force di personale magari reperito tra i membri del Corpo Forestale dello Stato, in modo che l'operatività stessa del Comitato sia rafforzata o comunque coadiuvata. Concludendo, la legge 10 è sicuramente una legge di ottimi principi, ma che se non supportata e adeguatamente rafforzata rischia di rimanere come un bel quadro esposto in una stanza buia. Il nostro compito è portare la luce in questa stanza. Grazie all'onorevole De Rosa che ci fornisce alcuni spunti importanti e elementi di criticità in quello che in qualche modo vuole essere un primo bilancio di attuazione. Colgo un paio di punti in particolare, c'è certamente da ripensare la scelta fatta dal Parlamento nel 2010 di puntare a un modello di attuazione da parte degli enti locali e quindi del territorio ad iniziativa volontaria. Quindi senza sanzioni, senza incentivi, ma in qualche modo affidata a una spontanea iniziativa che però ci restituisce una situazione fortemente a macchia di leopardo. Ci sono territori senza distinzioni tra nord e sud in cui l'attuazione della legge è molto avanti oggettivamente e questi territori sono, ripeto, distribuiti un po' in modo non uniforme, tanto al nord, tanto al centro, tanto al sud, situazioni in cui siamo molto indietro, situazioni in cui non siamo nemmeno partiti. Evidentemente occorre puntare su un modello diverso che superi lo spontaneismo e in qualche modo scelga fra un modello cogente, diciamo così, o un modello incentivante. Però credo che il momento di fare questa scelta, o perlomeno di pensare come orientarsi fra queste due opzioni, sia arrivato. Dall'altro lato c'è il tema in qualche modo dell'amministrazione che cambia, di
compiti che si trasferiscono da un plesso ad un altro, c'è una preoccupazione che cogliamo oggettivamente, che anche in questa operazione, diciamo, di subentro dell'Arma dei Carabinieri al Corpo Forestale qualcosa finisca per essere meno presidiate. Confido che tanto il capo del Corpo Forestale quanto il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri sappiano rassicurarci, e come faranno sicuramente, in questa direzione. Nell'ordine degli interventi, sempre attendendo Ermete Rialacci, a questo punto devo passare la parola a Serena Pellegrino, che credo sia subentrata a Massimo De Rosa nella vicepresidenza della Commissione da poche ore, di SEL, e che credo ci offrirà la sua testimonianza di un verde urbano che è bellezza, ma non è solo bellezza, può essere a volte anche bruttezza, profonda bruttezza, può essere anche criminalità organizzata, può essere purtroppo anche alcune delle vicende che ci hanno toccato in questo territorio più da vicino. Nonostante gli sforzi e le sensibilità di un pezzo dell'amministrazione locale, so che in sala c'è Stella Marino, che è stata apprezzata assessore all'ambiente qui a Roma e che ha mostrato certamente attenzione e come dire, senso di responsabilità forte su questi temi in giorni che sono stati difficili. Serena. Grazie, anche io mi associo all'applauso nei confronti dell'assessore, che in questi pochi anni, diciamo, ha dato comunque dimostrazione di apertura e soprattutto di sapere che cosa si doveva fare e in quale direzione bisognava andare. Ringrazio per l'invito il dottor Atelli, ci unisce anche un'amicizia che è nata in questi 2 anni di legislatura e anche soprattutto un incontro di pensiero unità di intenti. Vi ringrazio veramente dell'ospitalità a questo convegno sui stati generali del verde urbano. Voi sapete anche che ho la fortuna di provenire da una professione che è quella dell'architetto, e quindi la costruzione del verde è una costruzione importante, non è soltanto così l'aiuola e il verde urbano, ma è un fondamentale e profondo elemento tipologico all'interno delle città. Ma noi sappiamo tutti quanto sia grande il deficit ecologico accumulato in questi anni, un debito che le modificazioni climatiche rendono purtroppo sempre più riconoscibile. Per la pubblica amministrazione in particolare, per i nostri comuni, saper gestire e sviluppare il proprio patrimonio naturale, così come prevede la legge 10 del 2013, è sicuramente un utile contributo nelle politiche di prevenzione e di mitigazione, ma soprattutto di adattamento ai cambiamenti climatici in corso. Finalmente non siamo soltanto un gruppetto di persone che ritengono che i cambiamenti climatici siano in atto, ma ormai è consolidato a livello planetario, e auguriamoci anche che la COP21 di Parigi possa essere veramente un grande successo, nonostante quanto sia accaduto in questi ultimi giorni. A questi importanti obiettivi vanno logicamente aggiunti altri importanti benefici ambientali, fisici, sanitari, sociali e sicuramente economici. Siamo in Italia. Ed è giusto perciò segnalare anche quanto il patrimonio arboreo delle nostre città permei l'immagine del territorio urbanizzato, costituisca la quinta naturale della nostra identità collettiva, che quando non c'è, come nelle periferie degradate o nelle aree di urbanizzazione speculativa, si trasforma in spazio fatiscente, anonimo e molte volte invisibile. Non esiste in Europa una nazione ricca di biodiversità come quella di cui il nostro paese dispone, e questo lo si deve in massima parte alle foreste, patrimonio inestimabile. Da millenni questa ricchezza di geni,
di specie e di habitat, offre alle comunità che hanno abitato e abitano la nostra penisola una serie di servizi che sono stati alla base della costruzione delle culture e delle economie delle stesse comunità. Sto parlando anche del contributo che gli alberi danno alla bellezza. Sì, Massimiliano ha citato la bellezza. Non possiamo prescindere da questa parola che ha permeato tutta la storia dei nostri secoli, riconosciuta a noi da tutti i popoli del mondo, e alla qualità dei nostri spazi urbani, aspetto non secondario che va riconosciuto e valorizzato. La tutela e lo sviluppo della biodiversità, l'assorbimento della CO2, la mitigazione delle polveri sottili, i benefici nel microclima urbano e nei consumi energetici, la protezione del suolo, il miglioramento nella qualità della vita e della salute dei cittadini sono i contributi più percepibili del patrimonio arboreo e boschivo in ambito urbano. Bene ha fatto quindi il legislatore a rimettere mano a questa materia, rilanciando il ruolo dello Stato assieme a quello degli enti locali. Abbiamo finalmente norme impegnative e coerenti. Fatemi fare un piccolo dettaglio e ricordarlo. La conoscenza dettagliata e soprattutto vera del nostro patrimonio arboreo. L'obbligo della messa a dimora di un nuovo albero per ogni neonato. La nascita del bilancio arboreo comunale di fine mandato che dimostri l'impegno e l'impatto dell'azione amministrativa sul verde pubblico. Le misure a favore del rispetto degli standard urbanistici e per l'incremento delle aree riservate a verde pubblico. Le disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, sempre a rischio, ogni giorno, costantemente. È di questi giorni quanto sta accadendo a Napoli nel Parco Nazionale. Dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. La celebrazione annuale della Giornata Nazionale degli Alberi. Sono certa che se la pubblica amministrazione saprà essere all'altezza degli obiettivi che si è data, con questa legge sapremo anche radicare nell'animo dei cittadini, ormai pressoché perso, e in particolare di quelli più giovani, un'autentica cultura del rispetto e della tutela dell'ambiente. Con questi stati generali del verde urbano e in occasione dell'imminente giornata dedicata alla festa degli alberi, si è voluto anche celebrare questi nostri amici che rendono più sicuro il futuro nostro e dell'ambiente naturale. Noi viviamo se gli alberi continuano a vivere. È importante poi che questa giornata venga collegata alle sfide che già ci impegnano e ci impegneranno ancora di più dopo il nuovo, sperabile, accordo globale sul clima, dove peraltro gli ecosistemi naturali e seminaturali giocano un ruolo centrale, che le nazioni negozieranno a Parigi fra pochi giorni. Auguriamoci che non ci sia il fallimento, Ministro. Prendiamo quindi l'impegno di investire sugli alberi, questi silenziosi e grandi amici che ci aiutano a ridurre i costi e i danni causati dai fenomeni climatici estremi, dovuti al riscaldamento globale, e che ci offrono soluzioni efficaci e costi-benefici di adattamento al clima che cambia, che rendono più belle le nostre città e contribuiscono al nostro benessere. Purtroppo, però, non posso sottacere che una serie di atti del governo rischiano di minare la tutela di tutti quei servizi ecosistemici che alberi e boschi offrono al nostro Paese. Le scelte del governo di andare alla soppressione del corpo forestale dello Stato e di azzerare le funzioni di tutela ambientale delle polizie provinciali per destinarne il personale preposto a compiti di polizia municipale provocheranno un crollo verticale della vigilanza e dei controlli e dunque un danno all'ambiente di grandi proporzioni, proprio quando la recente introduzione degli ecoreati comporterebbe un rafforzamento delle azioni di contrasto agli illeciti ambientali. Dopo 21 anni siamo riusciti a ottenere la norma, rischiamo di non avere più l'operatività nel campo. Un'ultima annotazione: giusto ieri abbiamo approvato in seconda lettura la delega al governo per il nuovo codice degli appalti,
un provvedimento molto atteso, su cui tutto il Parlamento ha dato un importante contributo, migliorando notevolmente il testo che ora però ritornerà al Senato. Si è messo finalmente mano a un settore, quale quello degli appalti e dei lavori pubblici, che per come era stato normato e gestito, ha consentito e favorito il diragare di corruzione, illegalità e sperperi enormi di denaro pubblico. Secondo la Procura della Repubblica di Roma, il verde urbano era uno dei settori più interessati dall'azione criminosa di Mafia Capitale. Infatti, per la manutenzione del verde urbano, qui, ma anche nella stragrande maggioranza delle città italiane, era stata scelta la modalità dell'appalto esterno, con il criterio di selezione dell'offerta al massimo ribasso, con le conseguenze logiche e purtroppo anche criminali che tutti ormai purtroppo conosciamo. Come saggiamente ci segnala la relazione attuale annuale del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, l'egemonia della logica del massimo ribasso tende per sua natura a mettere la qualità prestazionale in secondo piano e ad emarginare le professioni del verde che pure in Italia vantano esperienze importanti. Si pensi solo alle scuole giardiniere di tante nostre città, fra cui anche quella di Roma. Il nostro Paese deve riprendere a far bene le opere pubbliche, deve fare quelle giuste che servono veramente e in maniera efficiente ed efficace. Anche la corretta gestione del verde urbano e del patrimonio forestale fa parte di questa sfida, perché la qualità ambientale, la bellezza di cui tutti ormai si riempiono la bocca, il paesaggio, la storia e in definitiva la nostra identità passano anche per la cura dei nostri cari amici. Grazie, grazie Serena, è un intervento denso di spunti, anche questo mi piace cogliere fra i molti anche il riferimento ai lavori in corso a proposito del rifacimento di fatto del codice degli appalti, perché si tratta di un'operazione diciamo di ampie proporzioni che investe un testo divenuto ipertrofico e che anche per questa ragione si prestava ad applicazioni distorte, anche quando in buona fede. Il riferimento alla vicenda in particolare di Mafia Capitale però non ci deve far trascurare il fatto che proprio in questo momento in cui si sta ripensando al codice degli appalti viene il tempo delle scelte di campo, di fondo, stimolate, sollecitate, e in questo probabilmente l'occasione è straordinaria se non irripetibile, anche dall'impostazione della direttiva comunitaria da recepire, che tende con chiarezza a privilegiare l'elemento qualità sull'elemento quantità. Allora io credo che sia questa certamente l'occasione per andare un po' più in profondità nel distinguere sulle politiche contrattuali, nell'ambito delle politiche contrattuali degli enti locali sul verde urbano, fra le diverse tipologie di verde su cui occorre intervenire, mentre ve ne sono alcune su cui probabilmente l'elemento qualità non è così centrale, ve ne sono altre in cui è assolutamente centrale e direi irrinunciabile. Allora, credo che su questo punto in particolare, nell'ambito della riflessione che verosimilmente, visto che siamo di fronte all'approvazione in seconda lettura fra Camera e Senato, continuerà, io credo che sia il momento giusto per dare un segnale forte da parte del Parlamento, senza dimenticare che nella stessa legge 10 del 2013 c'è un riferimento preciso alla necessità che gli enti locali si dotino di capitolati pensati appositamente per questo aspetto, per questo settore, perché evidentemente c'è stata la consapevolezza in quella legge, ma sarebbe sorprendente se non avesse lasciato traccia di sé in Parlamento, del fatto che ci sono delle specificità di cui occorre tenere conto, che sono in qualche modo irrinunciabili.
Confidiamo perciò che eventualmente attraverso un gioco di rimandi tra la legge 10 e il codice appalti nuova edizione ci sia ancora più forte consapevolezza da parte delle autorità politiche e degli amministratori del territorio della direzione in cui occorre andare. Passo a questo punto al senatore Compagnone. Serena Pellegrino ha evocato, così come Massimo De Rosa prima, anche il tema, fra gli altri, del risparmio energetico, delle coperture a verde. In qualche modo si lega a questo tema anche quello che abbiamo potuto ammirare nei mesi scorsi ad Expo: padiglioni interi dove c'erano coperture laterali oppure pensili in qualche modo, e che ci restituiscono la consapevolezza del fatto che questo fenomeno ha attecchito in diverse aree del mondo, è un fenomeno globale e significa fondamentalmente lo sviluppo di una cultura precisa in questa direzione. Prego, senatore Lombardi. Grazie. Ringrazio il presidente Massimiliano Atelio, ringrazio, mi è doveroso ringraziare l'ingegnere Boldini, per colpa sua mi trovo qui. Perché questo rapporto che è nato qualche tempo fa con l'ingegnere, abbiamo messo su poi quello che divenne un emendamento, mi spiace sia andato via il ministro, un emendamento che purtroppo non passò nella legge nella legge che fu presentata nel 2014 a proposito di efficientamento energetico e di tutela dell'ambiente, che appunto avrebbe, come dire, messo il punto sulla trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili. E di questo io adesso vi parlerò, come l'avevamo impostata e come era immaginata. E abbiamo anche immaginato di non fermarci, perché andremo avanti a cercare in qualche modo di arrivare al risultato. Del resto, in questa battaglia si sono aggiunti tanti altri colleghi, il senatore Susta poi è stato anche egli l'anno scorso attore di un'altra proposta di legge che va nella stessa direzione. Abbiamo messo insieme le nostre forze, vedremo pian pianino di coinvolgere quante più persone possibile in questa idea, che ha mille motivi, mille buoni motivi perché sia condivisa anche dal governo, e speriamo di poter portare, come si può dire, a casa questo risultato. Detto questo, su cui tornerò comunque su questo argomento specifico, che mi sembra che l'input che mi ha dato il Presidente, però ritengo di dover fare un piccolo ragionamento. Io credo che oggi sia possibile arrivare a queste norme, sia possibile perché c'è una sensibilità che è cambiata. Ogni cosa nel mondo va contestualizzata. Se noi avessimo fatto questo ragionamento del verde nel periodo medievale, credo che ci avrebbero già bruciati vivi in quanto immaginavano che fossimo degli stregoni. Ecco, le cose cambiano. È chiaro che man mano che la civiltà, come noi la chiamiamo, ma la crescita, l'urbanizzazione sempre più massiccia, ha determinato, l'azione dell'uomo ha determinato nella natura uno stravolgimento della natura stessa. Era legato alla nostra necessità di sopravvivenza e di crescita. Oggi siamo arrivati in un momento in cui invece si tratta di, se ne prendiamo coscienza, restituire alla natura ciò che abbiamo preso, ciò che abbiamo distrutto, restituire alla natura, al verde. Ecco, come facciamo? Come si può fare? E io credo che sia cambiata la sensibilità delle persone, sia cambiata dei governi. Oggi si parla di incontri internazionali sui cambiamenti climatici. Oggi il ragionamento sul riuso, sul riciclo, sulla raccolta differenziata, oggi stanno diventando patrimonio comune, pian pianino, ed ecco perché il ringraziamento a questa vostra associazione, perché non c'è dubbio che attraverso la crescita culturale, attraverso il messaggio che si fa passare sempre di più, e lo si deve fare passare anche nelle scuole, io lo farò la prossima settimana nella mia zona, andrò nelle scuole a spiegare che cos'è l'economia circolare. Cioè bisogna, secondo me, far nascere il terreno, rendere fertile il terreno perché queste idee si possano determinare. E qualcosa questo governo sta facendo in questo
ultimo spazio di legislatura avete notato, tutti sanno come per esempio sia stata fatta la legge sul reato ambientale. Per carità, non è una legge perfetta, come tutte le leggi sono perfettibili, però è una grande legge che si aspettava, immagino, da tempo. Tutto il mondo della magistratura, delle forze dell'ordine, delle istituzioni l'aspettavano. Finalmente mette un punto fermo sulle regole da seguire. E poi il collegato ambientale. Nel collegato ambientale c'è una norma che è stata approvata da poco in Senato. Il collegato ambientale è tutta una somma di articoli e di impostazioni diverse che cambia il rapporto dell'uomo con la natura. Nel collegato ambientale si parla del riciclo e del riuso in modo concreto, si incentiva in tutti i modi, si parla di capitale naturale. Il capitale naturale è, come dire, l'acquisizione che anche la natura ha un suo valore, che deve essere valutata in tutti i programmi e progetti anche di gestione. E questo è un passo enorme, guardate, nella impostazione, nel rapporto dell'uomo, dei governi con il verde, con la natura. Una piccola, così come la biodiversità, è diventato oggi patrimonio comune parlare di biodiversità. Più questo ragionamento cresce, più viene acquisito dalla gente, dalle persone, più ci sarà la sensibilità anche da parte dei governi poi a tutelare la natura. Per quanto riguarda il problema della soppressione del corpo forestale, io faccio parte della commissione d'inchiesta sui reati ambientali, oltre che della commissione ambiente del Senato. Nella mia esperienza di questi 2 anni, come poc'anzi tra l'altro dicevo anche con il comandante, con Cesare Patrone, anch'io per la verità ho avuto qualche perplessità quando il governo ha in qualche modo voluto sopprimere il corpo forestale e accorparlo all'arma dei carabinieri. Però vi dico anche questo, che non è possibile che uno dei motivi per cui i reati e le organizzazioni criminali nel nostro paese, come dire, vivono, è legato al fatto che molto spesso e c'è una carenza nel contrasto probabilmente ai reati, è legato al fatto che abbiamo troppi corpi, troppe strutture di difesa. Sostanzialmente semplificare, unificare questi corpi è un fatto assolutamente positivo. Poi, per carità, c'è sempre da migliorare nelle cose, però ritengo che sia alla fine stato fatto un buon lavoro. Perché? Perché nell'arma dei carabinieri noi trovavamo i NOE che fanno un lavoro eccellente, abbiamo verificato la grande preparazione di questo gruppo, che però erano esigui come numero, mentre avevamo dall'altra parte il corpo forestale che aveva un buon numero di addetti, però con una grande capacità, ma spesso possibilmente non si parlava. Far parlare i corpi fra di loro è fondamentale. È la cosa più semplice, farle parlare e renderle un'unica struttura. Quindi secondo me c'è del positivo in questo. Poi, come tutte le cose della vita, le cose camminano sulle gambe delle persone, sta a noi, sta a loro, adesso ai funzionari, a quando ci lavorano, a chi ci mette l'entusiasmo per fare le cose, farlo funzionare, creare una sintesi, una simbiosi tale per mettere a frutto le esperienze straordinarie sia dell'arma dei carabinieri che del corpo forestale. Ecco, sta a noi. Anzi, questa semplificazione andrebbe attuata ancora di più, perché io per esempio ritengo non più moderna, non più attuabile, che porta un sacco di sperpero di denaro, quindi enormi costi, rispetto invece alla possibilità di dare qualità. E intendo dire, non è possibile che sul mare ci siano le motovedette dei carabinieri, le motovedette della polizia, le motovedette della guardia forestale, cioè non è possibile. È importante che, se per esempio il mare venga controllato da un'unica forza che è specializzata, che è capace, che ha tutte le notizie che riguardano quel settore, così come tutte le notizie che riguardano l'ambiente, il verde, la tutela dell'agroalimentare e quant'altro, debbono essere assegnate a un unico corpo che ha tutte le conoscenze, che poi per carità dialoga con il resto del mondo, ma che deve avere tutta la conoscenza in sé. Quindi credo che questo sia invece una strada da seguire, certo, da aggiustare, da migliorare, ma sicuramente la strada da seguire. Questa è la mia opinione. Vado adesso all'argomento che mi è stato in qualche modo assegnato, questo dei giardini pensili. Noi nel 2014 presentammo un emendamento, come ho già spiegato, supportato dalla straordinaria preparazione dell'ingegnere Boldini, per inserire questo discorso delle
della trasformazione di elastici solari in giardini pensi. Lo facevamo nell'ambito della legge sulla tutela dell'ambiente, l'atto 1541 all'articolo 17 e quant'altro. In realtà noi cosa immaginavamo? Immaginavamo l'obbligatorietà, facendo seguito a quanto era previsto nella legge 10 del 2013, quando si diceva al fine di favorire per quanto possibile la trasformazione di elastici solari in giardini pensili. Ecco, noi utilizzando questa frase abbiamo detto la conseguenza è obblighiamo nei comuni, obblighiamo i cittadini a trasformare l'elastico solare in giardino pensile. Cosa succede se non lo fanno? Gli diamo 2 anni di tempo per farlo, abbiamo messo tutta una serie di regole per chi lo dovesse fare, come abbastanza articolato, abbastanza, devo dire, dotato di grande buonsenso, la possiamo far conoscere questa cosa con la massima tranquillità, e davamo, come dire, una, non una premialità, ma al contrario una penalità a chi non lo faceva, dando una piccola tassa, per esempio, immaginabile, comunque lasciata poi alla disponibilità di ogni comune, di 10 euro per esempio per metro quadrato di lastrico non trasformato in giardino, che andava alle casse del comune per fare cosa? Vincolato alla tutela del verde e all'implementazione del verde cittadino. Quella era un'idea, un'impostazione di come il governo in qualche modo aveva un'azione pressante per realizzare i lastrici solari, quindi un'azione, come dire, di grande volontà. Perché? Perché? Perché è stato detto, l'ha detto il Ministro, ma l'abbiamo detto, l'hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto, i colleghi della Camera, perché ci sono mille buoni motivi perché questa cosa si faccia. Perché se noi pensiamo al grandissimo risparmio in termini di malattie, in termini di patologie che colpiscono i cittadini, soprattutto gli abitanti delle grandi città, il denaro pubblico viene speso per curare malattie, ma anche per difenderci dall'inquinamento. Oggi il principale nostro nemico è l'inquinamento dell'aria, sono le polveri sottili. Molto spesso non si immagina quanti danni fanno sull'organismo. Il mio mestiere è fare il medico, io vi posso garantire che ci sono statistiche infinite che dimostrano l'importanza delle polveri sottili in tutta una serie di patologie polmonari. Come pensate a tutti i pazienti asmatici, a tutti i pazienti con patologie neoplastiche del tumore e quant'altro. Immaginate quindi a quanto risparmio noi faremmo se potessimo evitare la morte o le malattie di tutte queste persone, o quantomeno ridurle. Immaginate quando noi potremmo poi migliorare l'ambiente anche in termini, voglio dire, di vivibilità, di bellezza. Lo diceva benissimo la collega, a cui certamente mi associo, la bellezza del verde. E non ha forse una grande importanza vivere un ambiente bello, elegante? Quanto incide questo nel nostro star bene, nel nostro essere felici? Se tutte le azioni della nostra vita sono poste a cercare di essere felici, quanto è bello essere contornate dal verde, dall'eleganza, dalla bellezza, piuttosto che, e noi italiani lo sappiamo più degli altri, piuttosto che dalla bruttezza, dalla sporcizia, dall'aria malsana e quant'altro. Ecco, la trasformazione degli elastici solari in giardino pensile farebbe tutte queste cose, perché introdurrebbe nelle nostre città, dove ce n'è più bisogno, perché in un paese di montagna è relativo questo ragionamento, ma nelle grandi città, soprattutto nelle grandi città, questo diventa un fatto assolutamente fondamentale. Perché immaginate la nostra metropoli, Roma come Milano, con tutti i giardini pensili, significherebbe aumentare, triplicare la presenza di verde, quindi eliminare quelle polveri sottili che abbiamo visto, lo stesso Ministro ha detto quanta quantità di polvere ci sono nell'aria, sarebbero abbassate, ridotte notevolmente la presenza dell'elastico solare, ma la mitigazione delle piogge, ma il miglioramento delle caratteristiche dell'efficientamento energetico degli immobili. Abbiamo fatto delle norme, delle leggi che favoriscono l'efficientamento energetico, dando la possibilità ai cittadini di sgravare fiscalmente le spese che fanno. Se lo facciamo per i mobili non si capisce perché non lo possiamo fare per l'immobile, cioè per il tetto. È una questione di visione politica, ecco perché noi dobbiamo, come dire, unire le nostre forze e fare questa battaglia. Io spero che si tratti di trattare col governo, io l'ho detto, avrei fatto la proposta al governo, ma lo faremo, mi ha detto, gli mando la nota. Lo faremo insieme col senatore Susta, ma lo faremo insieme anche con i colleghi della Camera, se vogliamo. Loro devono scegliere cosa fare.
questo nostro emendamento andava nella direzione della penalità finalizzata poi alla cassa del comune che doveva investire nel verde. La legge di cui è stato relatore, il presentatore, il senatore Susta, e che io ho sottoscritto, prevede invece lo sgravio fiscale così come nel caso dell'efficientamento energetico. Sceglie il governo cosa vuole fare, una strada vale l'altra per quanto ci riguarda, la concordiamo, Presidente Marinello, la prego di farsi anche lei carico di questa problematica e vediamo, io l'ho tempestato tante volte su questa cosa, per vedere di portare a casa questo risultato che credo sia veramente nella direzione giusta e in futuro saremo certamente gratificati per averla fatta. Grazie. Grazie senatore Compagnone, nel frattempo saluto Giuseppe Marinello, Presidente della Commissione Ambiente del Senato, che ci ha raggiunto, segno diciamo, sempre della sua costante attenzione a questo tema, che peraltro diciamo, ha visto da vicino anche nella passata legislatura quando era alla Camera. Ne approfitto per salutare anche Massimo De Rosa e Serena Pellegrino, che ringrazio e che tornano ai loro impegni parlamentari. Siamo grati diciamo, della vostra testimonianza e delle cose che avete detto, grazie. E anche il Ministro ci ha dovuto lasciare per un altro impegno, però diciamo, i lavori si sono arricchiti di un capitolo ulteriore attraverso l'intervento del senatore Compagnone, che ha toccato una questione estremamente importante sulla quale anche il Comitato che ho l'onore di presiedere ha avuto già modo di prendere una posizione, perché in effetti non si comprende perché a fronte di evidenze scientifiche molto precise sui benefici apportabili in ambiente urbano da questo tipo di coperture si debba fare una distinzione, semplificando senza però banalizzare, tra un mobile e una copertura verde del lastrico solare. Non riusciamo francamente a capirlo. Si tratta, come dire, di scegliere fra le diverse strade possibili, però non c'è ragione per rinunciare a questo obiettivo di fondo. Chiamo sul palco, per seguire l'ordine stabilito, il senatore Aldo Di Biagio, che oltre ad essere stato uno dei firmatari dei disegni di legge che in questo momento sono in discussione in Senato sui temi da ultimo toccati anche dal suo collega Compagnone, in realtà è da sempre molto attento in un'ottica anche più ampia, quella visione politica che prima il senatore Compagnone ci stimolava a riconsiderare, anche i rapporti fra il tema del verde anche in ambito urbano e lo sviluppo sostenibile, quindi tutte le azioni che possono coniugare interessi del sistema produttivo, interessi delle comunità locali, interessi dei comuni per realizzare una rete ricca di innervata, diciamo, di nodi che sono vivi, che sono palpitanti e che mirano ad un obiettivo comune. Prego, senatore Di Biagio. Grazie mille, grazie per questa opportunità. Ho veramente accolto con attenzione l'invito a partecipare oggi ad un momento interessante di confronto dove si discute del bilancio degli attuativi della legge 10 del 2013 sullo sviluppo degli spazi verdi urbani e nel quale si intende veicolare una chiara promozione della cultura del verde, come è stato più volte evidenziato. E ringrazio pertanto il Comitato per lo sviluppo del verde urbano, il Presidente Atelli, il Ministro dell'Ambiente, l'ISPRA, per aver consentito l'organizzazione di questo interessante 3 giorni, che rappresenta senza dubbio un'occasione di confronto su temi nuovi, che coinvolge attori istituzionali a multilivello, che veicolano informazioni, conoscenze e expertise tali da illustrare pienamente lo stato dell'arte sul tema. Come è stato evidenziato da chi mi ha preceduto, l'approdo della legge 10 del 2013 è stato un'importante conquista,
non solo per il complesso iter che l'ha condizionata e che ne ha mutato la fisionomia nel corso dei passaggi parlamentari, ma perché si è inteso introdurre per legge le basi di una rivoluzione culturale, permettetemi di definirla tale, che stravolge le dinamiche di relazione tra cittadino e l'ambiente in cui vive, rispettando anche un trend degli ultimi decenni, condizionato dalla cultura della cementificazione intensa come ottimizzazione della vivibilità urbana, una cultura del consumo massivo degli spazi, intesi come strumenti per ottimizzare profitti e per accentuare la presenza umana e dunque l'operatività nei territori urbani. E l'attenzione che si sta concentrando sul tema della tutela è oggettiva, del verde urbano, entro cui si inserisce questa tre giorni, rappresenta la conferma dell'inversione di questo trend, consapevole della volontà non solo istituzionale ma socioculturale di dar forma ad un trend alternativo. Nello scorso giugno, insieme al collega Susta, primo firmatario, ed altri, abbiamo presentato un disegno di legge recante misure di agevolazione fiscale per interventi alla sistemazione e al verde, di cui alcuni aspetti si è inteso veicolare anche in sede della sessione di bilancio in corso al Senato. Non me ne vorrà Susta, ma insomma me ne sono in qualche maniera guardato in prima persona senza obiettivamente grandi risultati. Sebbene non vi sia stato un auspicato riscontro positivo, quindi, la volontà che sottende misure come questa è quella di elevare gli interventi a sostegno della creazione di verde e a misura di promozione culturale, come premessa di una vera sensibilizzazione sul tema, e che partendo dalla valorizzazione ecologica, estetica di aree altrimenti destinate al degrado, possa riqualificare le stesse come luoghi di aggregazione e di sviluppo civile, soprattutto in quelle aree in cui l'urbanizzazione selvaggia ha condotto a una edilizia residenziale cosiddetta intensiva, dove la salvaguardia degli adeguati standard di qualità di vita non ha mai rappresentato il principio ispiratore. Riteniamo che nel 2015 ci siano tutti gli strumenti per poter parlare di urbanizzazione verde e sostenibile, che riveda entro priorità diverse la collocazione della persona nello spazio della sua quotidianità urbana, riorganizzando nello schema della priorità attraverso un concreto connubio tra salvaguardia e ambiente, benessere del cittadino e gradevolezza estetica, obiettivi a cui bisogna tendere con progetti nuovi e, perdonatemi, sfidanti, che mettono al centro finalmente il benessere del cittadino, inteso come un continuum della salubrità ambientale. Il verde urbano, con le sue proposte di tutela, promozione e salvaguardia, è oggetto di una diffusa sensibilità da parte delle comunità locali, dell'opinione pubblica e degli operatori economici. Segnale che la missione della legge 2013 sta pian piano realizzando, poiché si comincia ad interpretare la creazione e migliorare gestione del verde come veicolo per un miglioramento che riguarda l'intera comunità. Perché uno degli obiettivi resta anche quello di osteggiare la cementificazione selvaggia, spesso sinonimo di illegalità e di speculazione edilizia, inquadrando il degrado urbano non solo come alterazione estetica di un'area di insediamento, ma come una vera e propria degenerazione sociale da sanare. Pertanto si ritiene non possano essere scisse tre livelli, quello operativo, afferente al recupero edilizio delle aree verdi o potenzialmente tali, quello economico legato ai risvolti economici professionali afferente a nuove progettualità di promozione del verde e quello socioculturale che rappresenta uno degli aspetti più stimolanti delle più nuove progettualità di edilizia sostenibile. Come è stato evidenziato, non possiamo trascurare l'attenzione sul tema da parte del comparto economico produttivo. A titolo di esempio, vale la pena segnalare la controversa disciplina della gestione degli sfalci e potature del verde urbano, che ammonta, stando ai dati elaborati da organizzazioni di categoria, a 3-4 milioni di tonnellate anno, con un costo di smaltimento di circa 180-240 milioni di euro. Tutto questo a fronte di un possibile ricavo
in caso di utilizzo energetico di 80-120 milioni. In questo caso il beneficio economico è complessivo per l'amministrazione pubblica italiana. Potrebbe aggirarsi tra i 240 e i 360 milioni di euro. Non è poca cosa. L'impiego di queste materie consentirebbe anche la realizzazione di importanti economie degli operatori attivi nel settore del compostaggio. In sintesi, sussiste una molteplicità di punti di vista attraverso cui inquadrare le potenzialità correlate a questo, come altri versanti della gestione del verde urbano. Ciò che è certo è che questo è ottenibile da residuo in questione e capitale naturale dotato di alto potenziale economico. La prospettiva professionale è un ulteriore aspetto. Le potenzialità occupazionali che potrebbero emergere da una progettualità di professionalità del verde sono molteplici, non soltanto in termini di occupazione, ma anche formativa, che sia al tempo stesso garanzia di sicurezza per i cittadini. Basti pensare ai pericoli correlati a una scorretta manutenzione dei filari degli alberi al margine delle strade romane. Certamente è chiara la maturità con la quale le istituzioni vogliono affrontare il percorso di emancipazione del verde urbano, in una prospettiva certamente di sostenibilità. Ed in questa prospettiva la legge del 2013 rappresenta un bacino di potenzialità ancora da cogliere. Nonostante le lodevoli iniziative intraprese finora dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico. Pertanto l'auspicio, immagino condiviso, è che ci sia un potenziamento degli uffici di supporto a questo organismo, che consenta uno sfruttamento completo del potenziale alla luce proprio di quanto sancito dalla norma. Al fine di ottimizzare le funzioni del Comitato, sarebbe ulteriormente auspicabile dotare il Comitato di una sorta di braccio operativo, eventualmente anche attraverso una collaborazione più stringente con il Corpo Forestale ed in futuro con l'Arma dei Carabinieri. In seconda analisi si potrebbe valutare anche ulteriori elementi di arricchenti l'operatività del Comitato, con l'attribuzione allo stesso del potere di pronuncia su richiesta di parti in caso di opzioni divergenti in funzione arbitrale, qualora sussistessero impasse correlati a interventi sul verde. Vado a chiudere. Per concludere, dovremo promuovere una revisione degli strumenti esistenti in materia di tutela del verde esistente e lo sfruttamento di tutte le potenzialità per il cosiddetto verde del futuro, inquadrando la ricerca del verde e della tutela come strumento di salute sociale. Ma non bisogna limitarsi all'analisi di un aspetto esclusivamente culturale o di estetica, sarebbe non veritiero. Basta soffermarsi su quelle che sono le istanze sollevate dal comparto economico correlato a cui accennavo prima. Bisogna inquadrare dunque queste iniziative in una cornice sistematica a multilivello, che si configuri essa stessa come espressione per eccellenza di quel nuovo trend auspicabile ed in parte già realizzato. Grazie. Grazie Aldo di questa testimonianza. Quello che hai detto a proposito della possibilità di immaginare una funzione del Comitato anche di tipo arbitrale si rifà anche a un tema che ci è caro, sul quale so che il Senato state lavorando, che è caro anche a Ermete Realacci, che saluto, che nel frattempo ci ha raggiunto e al quale sto per cedere la parola, che è quello del débat public, al quale in qualche modo, come più ampio schema, anche questo tipo di potenziale attribuzione e competenza idealmente si rifà. Ne approfitto per introdurre quindi la testimonianza di Ermete, che ha seguito sin dal principio il testo che poi è diventato la legge 10. Ci abbiamo lavorato credendoci molto, è stato faticoso, siamo riusciti a raggiungere il risultato all'ultima curva, quando la legislatura stava ormai spirando. Esatto, ci siamo molto affezionati a Ermete. Sì, è vero, devo dire, senza la determinazione e la passione del dottor Ratelli, non ci saremmo riusciti, noi eravamo convinti e l'abbiamo fatta. Vi chiedo scusa, ma nei
lavori parlamentari sono sempre complicati, se potrò arrivare ora e poi dovrò andare, però ne approfitto per fare alcuni passaggi, alcuni dei quali anche di lavoro, cioè che cerchiamo di capire come fare un passo avanti. Vengo alle cose che diceva prima l'amico di Biagio. Primo passaggio di lavoro non c'entra nulla, c'è il comandante generale dell'arma dei carabinieri, ci sono i responsabili, gli esponenti del corpo forestale, è molto importante che questa cosa, che mi sembra convincente, cioè del fatto che il corpo forestale venga in qualche maniera integrato con l'arma dei carabinieri, non faccia perdere la specificità del corpo forestale, che è una risorsa straordinaria, peraltro per l'arma dei carabinieri è un'occasione straordinaria. Vede, io ricordavo ieri in un comunicato che siccome erano 20 anni dell'istituzione della commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti, che però è detta comunemente commissione Comafia, che quel nome Comafia in realtà era stato creato un anno prima da Netta Fontana e Legambiente, quando facevamo il primo rapporto con l'arma dei carabinieri, poi in seguito sono aggiunte le altre forze di polizia, e mi ricordo lo presentavamo alla scuola degli ufficiali sull'Aurelia, diciamo. Allora questa occasione del corpo forestale può essere per l'arma dei carabinieri l'occasione di acquisire saperi, competenze e consolidare il ruolo di corpo che sui temi dell'ambiente in senso lato, non solo di interdizione all'illegalità più grave, ma anche di governo, diciamo, di questi processi, e quindi cautela, attenzione, cioè non, diciamo, facciamola bene perché è una risorsa, diciamo, preziosa da questo punto di vista. Secondo punto, stiamo parlando di una materia sensibile che incrocia identità, politiche concrete, tanti settori. Adesso, per capirci, siamo alla vigilia della COP21 di Parigi. Parigi oggi evoca tante questioni, evoca questioni legate al terrore, alla paura, agli scenari che abbiamo. Sicuramente questa politica nei suoi limiti è un pezzo delle politiche di mitigazione e di adattamento. Mitigazione, sappiamo che gli alberi in ogni caso hanno un effetto da questo punto di vista, adattamento. In senso generale, il sindaco mi segnalava anche alcune norme che andrebbero prese in considerazione anche in ambito urbano, per esempio, bisogna lavorarci. Il fatto che oggi la vecchia norma, che già secondo me è discutibile oggi, diciamo, sono cambiate tante cose, però che imponeva il taglio degli alberi ai lati delle strade, quando le strade sono urbane è una norma particolarmente stupida, perché come Forte dei Marmi sa bene, quando poi arrivano... Non puoi ripiantare. Esatto, non si possono ripiantare gli alberi che sono stati buttati giù da fenomeni meteorologici estremi, che sono un pezzo, diciamo, una parte dei segnali che ci arrivano, diciamo, sui mutamenti climatici, perché ricordo che il professor Maracchi, che è uno dei climatologi più noti in Italia, ha detto che i fenomeni, l'Italia è sempre stata fragile, i problemi ce li ha sempre avuti, no? Però i fenomeni meteorologici estremi sono aumentati del 900% dal 1970, quindi quegli eventi che magari una volta potevano anche avere cadenze molto lunghe, adesso si sono infittiti e vanno a toccare tante cose. A me per esempio ha colpito, c'entra ancora di meno, l'altro giorno stavo presentando un nuovo catastro dei ghiacciai. L'arretramento dei ghiacciai in Italia è molto forte, sono scomparse qualcosa come l'equivalente di 3 laghi Trasimeno dai nostri ghiacciai. Questo significa tante cose, significa anche un cambio dei regimi idrici, perché poi i ghiacciai sono quelli che alimentano i nostri corsi d'acqua in alcuni periodi dell'anno. Significa, e mi ha colpito anche un'espressione tecnica che però ha un che di poetico, che questo arretramento dei ghiacciai fa sì anche che i ghiacciai perdano il loro candore, no? Che è una cosa tecnica, però che il candore dei ghiacciai venga insidiato dai mutamenti climatici mi sembra una cosa, diciamo, discutibile, è un'altra cosa di cui faremo volentieri a meno. Questa legge nel suo piccolo parlava un po' di tutte queste cose. Parlava di cose concrete, parlava appunto di alberi, banalmente, parlava di identità, perché noi quando parliamo di città non parliamo di un luogo qualunque per il nostro paese, quando parliamo di alberi non parliamo di una cosa qualunque, no? Io l'altro giorno ero andato a rivedere la storia dell'ulivo, perché c'era un problema legato agli ulivi storici, eccetera,
che è una storia molto collegata al Mediterraneo e al nostro paese, no? In Grecia addirittura chi abbatteva gli ulivi veniva a volte condannato a morte, perché l'ulivo era una ricchezza molto importante. La dea Atena, Minerva per i latini, diventa portrice di Atene perché gli porta gli ulivi, no? E secondo queste leggende è la stessa dea Atena che porta gli ulivi in Puglia, no? Come fatto di questo. E addirittura questa importanza dell'ulivo in particolare nell'area del Mediterraneo, secondo alcuni, ha a che vedere addirittura con la nascita della democrazia, perché c'è un interessante, lo segnalo al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, c'è un interessante saggio che si chiama L'arte occidentale della guerra, in cui si spiega che la democrazia occidentale potrebbe avere origine dal fatto che, diciamo, i greci introducono una nuova maniera di fare la guerra. Nella guerra che c'era prima, la guerra avveniva per scontri un po' caotici, c'erano eserciti professionali, era difficile capire chi vinceva e chi perdeva. I greci, per cultura, ma anche per necessità, all'inizio soprattutto erano dei soldati a termine, i greci, non erano soldati professionali, introducono una cosa che si chiama scontro decisivo, la battaglia di Opliti, che è molto più tremenda, dura, perché la gente arriva al corpo a corpo, si ferisce a morte, viene sventrata, insomma, sono molti tabù da superare. Ma questo lo fanno i greci perché non possono permettersi che un esercito nemico scorazzi sul loro territorio. La Grecia era la stessa di oggi, perché se scorazza sul territorio e gli dà fuoco a un campo di grano è un problema, ma se hai il tempo di tagliare un ulivo, il problema è moltiplicato 10 volte. L'ulivo non si taglia con facilità, ma per farlo ricrescere ci vuole molto tempo. E la salvaguardia di questa risorsa introduce una modifica che è la base dell'affidamento reciproco. Negli eserciti asiatici contava molto la possanza del singolo, il suo armamento, il cavallo, nella battaglia degli Opliti contava molto il fatto che tutti dovevi fidare di chi ti stava a fianco, perché se quello cedeva era un problema per tutti. La base della democrazia, potersi fidare di chi gli sta a fianco nel prendere decisioni. Quindi abbiamo tantissime valenze che ci portano nel capire in questo verso, diciamo, la giornata dell'albero, nel cogliere questi fili, no? Che sono fili che poi da noi non sono mai interrotti. Io, mi sono andato a ripescare la regola camaldolese del 1520. Camaldolesi nel 1520 gestiscono le foreste casentinesi, tra l'altro. Ovviamente quello per loro è una ricchezza enorme, quella è la base, diciamo, della loro. Però questi camaldolesi nel 1520, nel dettare le norme per la gestione un po' del territorio, delle loro cose, dicono una cosa bellissima, perché dicono: rispetto al taglio degli alberi, no? E quando se n'ha da tagliare, il custode procuri d'essere presente a ciò che siano tagliati in quei luoghi e quegli abeti, che manco diminuiscano la selva e manco le tolgano della sua bellezza e vaghezza. Cioè i camaldolesi, nel momento in cui tagliano gli alberi, si preoccupano che la selva tenga, quindi che non ci siano fenomeni, diciamo, di rilavamento, di dissesto idrogeologico, diremmo oggi, e che non si perda la sua vaghezza e bellezza, no? Questo è il futuro, non è il passato. Siamo noi che siamo andati nel passato, quando abbiamo operato una maniera di gestire il territorio, gli alberi, l'identità, e questo vale anche nelle città, perché le città per noi sono un punto chiaro, non sono una cosa qualsiasi. Noi siamo una nazione, tutta l'Europa, ma l'Italia in particolare, che è legata alle città. E allora questa partita del verde urbano è una partita anche di recupero fino in fondo dell'identità legata alla bellezza, alla condivisione, allo stare insieme. E questo significa dotarsi di strumenti e di anche un riferimento simbolico. Strumenti, questa legge in parte lo è. Si può fare di più? Sì, secondo me si può fare di più. Adesso non è tanto la strumentazione del comitato. Per esempio, a mio avviso, adesso il collega Marino non c'è, però c'è il collega Di Biagio, non so se ci riusciremo, però un obiettivo può essere quello di introdurre, diciamo, voi forse avete visto che
nei giorni scorsi il Bosco Verticale di Boeri ha vinto un importante premio internazionale dedicato ai grattacieli come struttura più innovativa per la Sardegna. Perché non introdurre nel credito d'imposta, non dico nell'eco bonus, come al 65% è più complicato, è più di tendenza, ma perché non introdurre nel credito d'imposta, che oggi già copre una quantità che per ora è del 50%, copre una quantità enorme di cose, perché il credito d'imposta vale anche per i sanitari e per i garage, per capirci, cioè è una questione che è molto estesa nel coprire le attività edilizie. Perché non introdurre il tema del verde? Cioè, forse che rifarsi un water o rifarsi un garage è meno, diciamo, utile ai fini della qualità dell'abitare, anche della qualità della convivenza, che non curare, diciamo, i propri balconi, i propri giardini, l'area, diciamo, in cui si vive. Quindi questo potrebbe essere un passaggio, diciamo, concreto. Non so se ce la faremo in questa legge di stabilità, però è un obiettivo, non, peraltro non devi introdurre nuovi strumenti, devi aggiungere, diciamo, una valenza a una serie di indicazioni che sono già molto estese, però oggi quella valenza lì vuol dire tanto, anche in relazione alle cose che dicevo prima su mutamenti climatici, qualità urbana, eccetera. Un'altra cosa che direi, e poi chiudo, è, a mio avviso, può essere meglio utilizzato un articolo dello Sblocca Italia, l'articolo 24, che sta avendo un notevole sviluppo in giro per l'Italia. Esatto, quello del baratto amministrativo, peraltro lo voglio io assieme per lì, quindi ho un po' affezionato anche a quello, che è un articolo che prevede che i cittadini possano gestire dei pezzi di politica pubblica, tra virgolette, e chiedere degli sgravi all'amministrazione se fanno una cosa di interesse generale. Tradotto in altri termini significa che un comitato, un gruppo di cittadini, i commercianti di una strada possono dire: quello spazio verde lo gestisco io, oppure la spazzatura di quella strada la gestisco io, eccetera. E in nome di questa, se vogliamo, sharing economy organizzata, come la vogliamo definire, no? Chiedere una defiscalizzazione per la fiscalità comunale. Molti comuni stanno utilizzando quell'articolo anche in senso inverso, cioè i comuni grandi e piccoli, per esempio Milano lo sta facendo, sono tante esperienze anche in Toscana, stanno individuando una serie di azioni che possono essere, per così dire, richieste a cittadini che non hanno i soldi per pagare la fiscalità comunale, il cosiddetto baratto amministrativo per l'appunto, e che però possono pagare in natura, per così dire, offrendo il proprio servizio per attività di pubblico interesse, sia la tinteggiatura di una scuola, la gestione dello spazio verde, eccetera. Io penso che noi dobbiamo, in questa partita, rafforzare e far entrare sempre di più anche questa idea di un'azione comune, di un voler bene al territorio in cui si vive, di una condivisione che ci è utile su molti fronti, incluso quelli della sicurezza, perché poi noi abbiamo bisogno di lavorare per avere comunità più coese, essere in grado anche di guardarsi intorno nei momenti che ci aspettano, e in questo vedo anche una valenza e una possibilità di espansione della legge, che, ripeto, guarda al futuro ma recupera il meglio, diciamo, della nostra identità, della nostra storia, della nostra tradizione. Massimiliano sa, per esempio, che io adoro un brano della Costituzione senese del 1309, no? Nel 1309 i senesi, che erano dei rompiscatole di grandi dimensioni, nel senso non erano dei seguaci del metodo Montessori, ancora oggi i senesi festeggiano più che la Costituzione l'anniversario della battaglia di Montaperti, quando in inferiorità numerica massacrarono 12.000 fiorentini, diciamo. Quindi, però nel 1309 questa città orgogliosa e anche aggressiva, basta chiedere ai vicini, diciamo, scrive una Costituzione bellissima, il Costituto di Siena. La scrive in lingua volgare, anche se i giuristi scrivevano in latino, perché tutti la dovevano conoscere, e la affigge in tutte le chiese, perché tutti la dovevano conoscere. E ci sono tre righe di quella Costituzione che ci parlano di che cos'è l'idea nostra di città e a cosa serve anche il verde urbano. Dicevano i senesi, e queste tre righe sembrano quasi la sceneggiatura dell'affresco del buon governo di Lorenzetti, che viene dipinto
20-30 anni dopo. Dicevano i senesi, chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezze forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. Io lo trovo fantastico. Chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città. Inutile fare i controesempi di quanto è accaduto in Italia in tante parti, per cagione di diletto e allegrezze forestieri. In questo c'è inclusione, accoglienza, ma c'è anche marketing territoriale, lo chiameremo oggi. L'idea è chi affascina ha una marcia in più, cioè è anche una maniera per ricordare che cos'è Italia nel mondo, no? C'è anche molto di questo dietro il successo di tanti prodotti nostri nel mondo. E tutto questo per cosa? Per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. L'onore è un bene molto particolare, non si misura e non si compra l'onore. E anche l'onore dell'articolo 54 della nostra Costituzione, che ci ricorda che gli incarichi pubblici vanno adempiuti con disciplina e onore, no? Ma l'onore, che non si misura e non si compra, è la base anche dell'economia. Senza onore non c'è prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. Io quando penso a politiche che apparentemente sembrano piccole, che a me sembrano invece molto importanti, penso anche all'idea di un'Italia orgogliosa che sfida il futuro perché recupera il meglio del suo passato. Grazie Ermete, un excursus storico ricchissimo che dimostra quanto sono profonde le radici dell'idea che è stata riassunta nella legge 10, un'idea che viene dal passato ma guarda prepotentemente al futuro, investe città che sono ecosistemi fragili in cui debbono essere sfruttate tutte le superfici utili per la destinazione a verde, e visto che anche Ermete, diciamo, è rimasto sulla questione fiscale, in qualche modo è come idealmente un passaggio di testimone, un passare la palla al senatore Susta, della cui pazienza ringrazio, anche lui, diciamo, è soffocato come altri dai impegni che lo stanno attendendo, gli passo se sei Luigi la parola. Grazie senatore. Grazie consigliere a te e grazie al Ministero per questa iniziativa e per avermi anche invitato. A 2 anni dall'entrata in vigore della legge 10 è giusto trarre un bilancio sulla sua efficacia, sulla risposta che gli enti locali hanno dato alle indicazioni programmatiche e di obiettivo di questa legge, su cui ormai abbiamo già richiamato molti aspetti e che io non voglio tornare. Questi stati generali saranno molto utili per capire virtuosità e carenze del nostro sistema di governance locale, a cui la legge 10 ha attribuito il compito di potenziare e riqualificare il verde pubblico, soprattutto urbano, di rendere più stringenti i controlli sul rispetto degli standard urbanistici, spesso strumento di mercanteggiamento tra pubblico e privato, non certo in chiave virtuosa, lo dico anche da sindaco, ex sindaco di lungo corso, di mettere in campo politiche che riqualifichino il territorio senza incrementarne l'uso sconsiderato. Tutte politiche positive, frutto di battaglie ormai pluridecennali, per porre l'attenzione all'ambiente, al paesaggio, al centro dell'impegno e per restituire alla politica quella funzione di pedagogia civile che ne nobilita lo scopo primario, che resta quello di prendere per mano la comunità, sia essa quella locale, regionale, nazionale, europea o internazionale, e governarne i destini. Parigi in fondo è questo, e speriamo che i risultati siano maggiori di quelli che abbiamo vissuto a Kyoto, a Copenaghen, a Rio de Janeiro. Ma vi è un altro orizzonte a cui guardare quando parliamo di verde, e che penso sia la ragione per la quale uno come me, membro della Commissione Finanze del Senato, è stato invitato a questo particolare e importante momento di riflessione, e che riguarda il ruolo dei privati chiamati a interagire col pubblico in un rapporto non più fondato sul paradigma autorità-subalternità, ma su uno più virtuoso, quello dello spirito collaborativo tra cittadino e Stato, all'insegna della reciproca fiducia. Con altri colleghi senatori, senatore Di Biagio, senatore Compagnone, altri che hanno firmato con noi, abbiamo presentato
un disegno di legge, l'atto del Senato 1896, che va nella direzione che richiamava un momento fa Ermete Realacci, e che ha lo scopo di defiscalizzare gli interventi privati finalizzati alla realizzazione e manutenzione di spazi verdi. Gli obiettivi della legge 10 resterebbero monchi, fin tanto che i privati non saranno incentivati a riorientare i loro consumi, i loro investimenti, le loro spese, in poche parole, non verso futili oggetti che accompagnano la nostra vita quotidiana, peraltro indispensabili o non solo, ma al primario dovere di concorrere alla riqualificazione dell'ambiente, del paesaggio, alla lotta ai fattori inquinanti, che come sistema paese, come classe dirigente, anche come governanti e legislatori, diciamolo chiaramente, non abbiamo ancora compiuto su questi temi il salto di qualità che ci è richiesto per contribuire davvero a rimarginare le ferite imposte al nostro ambiente, ai nostri paesaggi, da uno sviluppo spesso non governato. Lo dimostra il fatto che se rifacciamo il tetto di casa nostra possiamo recuperare il 65% del costo, ma se trasformiamo un prataccio intorno a casa in un'area verde con essenze che ci aiutano a ridurre polveri sottili, generare ossigeno, ridurre l'effetto isola di calore e quant'altro, non abbiamo alcun vantaggio. Ce lo diciamo spesso ai convegni, noi abbiamo cercato di tradurre questo in proposta di legge raccogliendo una battaglia che è stata fatta da organi di stampa, riviste, movimenti di opinione, associazioni di categoria. Abbiamo defiscalizzato tutto in questo paese: auto, frigoriferi, lavatrici, pannelli solari, tetti, scale, facciate, infissi, e chi più ne ha più ne metta. In questa legge di stabilità defiscalizzeremo pure immobili, scelta giusta per carità, che favorisce le giovani coppie, ma non so se riusciremo a vedere accolta dal governo la proposta che con Di Biagio, Compagnone, Rossi, Fornario e altri ho presentato per defiscalizzare la realizzazione di spazi verdi, di giardini pensili, di verde verticale. Allora qua si impone è un'azione profonda di pressione della società civile sulla politica per far capire, al di là dei momenti di riflessione come questo, davvero qual è la posta in gioco e quali sono le modalità per intervenire. Abbiamo apprezzato l'accoglimento da parte del Ministro dell'Ambiente di un ordine del giorno al collegato ambientale approvato 15 giorni fa al Senato, che sostanzialmente dice queste cose. Probabilmente saremo costretti ad approvarne un altro tra due giorni in Senato, allegato, annesso alla legge di stabilità. Ma certo è che questo non basta. Abbiamo recenti studi e approfondimenti delle associazioni del settore presentati la settimana scorsa a Terni nel corso di un convegno di presentazione del nostro disegno di legge, che hanno dimostrato che questo settore, al di là di tutte le cose che abbiamo detto sulla qualità dell'ambiente, sulla riqualificazione, sul contributo alla tutela della salute, sulla ricostruzione di un'educazione al bello, che credo che per l'Italia dovrebbe essere alla base di ogni azione educativa, è anche caratterizzato questo settore da una diffusissima economia sommersa che mette in ginocchio le imprese del settore, vittime di una concorrenza sleale che sfugge al fisco e che è quantificabile in oltre 1 miliardo di euro all'anno. Tutela dell'ambiente, lotta all'inquinamento, ripristino del paesaggio, di paesaggi deturpati, emersione di un'economia sommersa sono obiettivi che si tengono insieme tra loro e per i quali i privati possono dare un contributo determinante se adeguatamente indirizzati e incentivati. Probabilmente questo settore non dispone ancora di voci così altisonanti come quelle di chi è riuscito a vincere battaglie che hanno consentito a determinati settori della nostra economia di poter godere di benefici importanti. Qui oggi, intorno a questo tavolo, però, vi sono persone, personalità e altre seguiranno nei prossimi giorni, che mentre in discussione la legge di stabilità possono riportare la politica del verde davvero al centro dell'agenda di governo. Mi auguro che ci riescano, raccogliendo e portando a compimento quello che noi, con le associazioni di categoria, le riviste di settore, le associazioni ambientaliste, abbiamo cercato in questo periodo di attuare. Grazie ancora per l'invito e mi auguro davvero che questi giorni siano utili in tal senso. Grazie ancora.
quasi plasticamente tutta l'energia dell'impegno che occorre per provare a far fare un salto di qualità a questo tema, non soltanto diciamo nella discussione pubblica, ma anche nella traduzione in fatti concreti da parte della politica nazionale e della politica locale. Servono precise misure di sostegno, quali sono in qualche modo sono state indicate nella discussione di oggi, che nella testimonianza della parte politica a livello nazionale si chiude quindi in qualche modo con l'intervento del senatore Susta. Vi ringrazio ancora a nome di tutti. E a questo punto, siccome la sessione introduttiva di questi tre giorni di oggi pomeriggio è una sessione politico-istituzionale, sono particolarmente grato da un lato e lieto dall'altro di passare la parola al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Tullio Del Sette, col quale abbiamo condiviso anni non dimenticabili di lavoro comune in ambito governativo e che ora in qualche modo si trova a gestire in qualche modo un rilancio della proiezione che storicamente accompagna il lavoro dell'Arma dei Carabinieri sul fronte propriamente ambientale. In qualche modo all'Arma dei Carabinieri si è chiesto ancora di più rispetto a quello che sino ad oggi è stato domandato dal sistema istituzionale. E d'altra parte, lo dico anche nella qualità di magistrato, mi piace averlo qui al nostro tavolo oggi, perché le diverse leggi che si sono affacciate all'orizzonte nell'ultimo periodo, o i tentativi di legge, quindi andiamo dal consumo di suolo che non ha ancora visto la luce, al collegato ambientale che più o meno si trova nella stessa situazione, ma occorre ricordare anche la legge sugli ecoreati che invece è arrivata al capolinea, pone una serie di questioni non solo alle procure della Repubblica e quindi ai DM come il sottoscritto, ma anche alle forze dell'ordine, e quindi è anche su questo banco di prova che si misurerà la tenuta e le aspettative del sistema in questa complessa e allo stesso tempo delicata operazione di subentro in proiezione dell'arma al corpo forestale. E poi penso che tu del Sette ci saprà ricordare che anche in quelli che sono i momenti storicamente e anche affettivamente di maggiore comunicazione fra l'Arma dei Carabinieri e i cittadini italiani, questo tema dell'albero ha fatto capolino, è centrale nella legge 10, ha fatto capolino anche in qualche occasione più specifica. Tullio, prego. Grazie, sono io che ringrazio bellissimamente te e tutti gli organizzatori degli stati generali per avermi consentito di prendere la parola. Lo considero un privilegio per me e per l'Arma. E sappiamo bene qual è il valore del verde e che come esso sia un tema costantemente presente nella nostra cultura. È stato bello vedere all'Expo di Milano 2015 quell'albero della vita che emblematicamente ha saputo celebrare in qualche modo i valori di una civiltà moderna e consapevole in grado di coniugare lo sviluppo con l'idea di ambiente, sostenibilità e umanità. Così l'abbiamo letto. Essere qui a parlare di verde, ad ascoltare soprattutto parlare di verde, è un'occasione importante. Discutere su quanto si è fatto e su quanto ancora si potrà fare per migliorare la situazione, interrogarsi sulla qualità della vita che oggi siamo chiamati noi a garantire e preservare. Ben vengano gli studi, i convegni, volti come questo a sostenere scientificamente le ricadute positive del verde su salute, ambiente ed economia. La stessa attenzione per la materia all'origine della decisione del legislatore di darci la legge di cui si parla oggi, dedicata interamente alla tutela degli spazi verdi urbani. La legge 10 del 2013 ci dà uno strumento fondamentale per la disciplina delle aree verdi cittadine e per la tutela degli alberi monumentali.
Il percorso tracciato prevede specifici obiettivi affidati alle articolazioni dello Stato e agli enti locali. Indica la cooperazione interistituzionale fra i fattori fondamentali di successo e di efficienza nell'ottica di una battaglia da vincere prioritariamente sul piano della prevenzione, rispetto alla quale la misura sanzionatoria si pone come inevitabile mero meccanismo di chiusura del sistema. La legge ha tra i suoi meriti proprio quello di aver istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, al cui vertice è stato posto, ecco, il consigliere Atelli, Massimiliano Atelli, del quale ho potuto vedere e apprezzare veramente l'impegno, la capacità, ma l'impegno, consentitemi di dire, l'amore con cui ha sostenuto le ragioni dell'ambiente in questi anni, in tanti ruoli diversi che ha ricoperto e che continua a fare, sicuramente lo so, in questo comitato. La legge 10 è una legge sulla qualità della vita, una legge che attraverso l'attenzione per l'ambiente si preoccupa dell'uomo e per l'uomo. L'ARMA ha maturato nella sua storia, direi nella sua anche tradizione, una peculiare sensibilità per queste tematiche, una vocazione, dico io, alla natura, intimamente connessa con il senso di protezione che ogni carabiniere deve sviluppare verso la comunità. Un senso di protezione che coltiviamo come ispirazione e cultura dell'istituzione. Proprio alcuni giorni fa, lo evocavi tu, presentando il calendario e l'agenda dell'ARMA, nel ripercorrere e illustrare alcuni momenti particolari di questa esperienza editoriale, ho ricordato tra le altre l'agenda dell'anno 2001, dedicata agli alberi più longevi e significativi del nostro mirabile patrimonio paesaggistico. Nella prefazione gli alberi vengono definiti veri e propri monumenti naturali, in un linguaggio che appare precursore di quelle definizioni che solo dopo circa un decennio sono state cristallizzate in un provvedimento normativo. La natura è definita viva e gli alberi, quelli secolari e millenari, presenti nel nostro territorio, vengono quasi personificati e presentati come attori della nostra storia, testimoni silenziosi degli avvenimenti che hanno interessato il nostro paese, dalla fondazione dell'antica Roma alle vicende del presente. Nell'opera il passare dei mesi è scandito dall'alternarsi di 23 alberi ritratti in altrettante illustrazioni interpretate da un artista. Appaiono così come, così anche graficamente, nella loro magnificenza, ordinati per longevità, il castagno dei 100 cavalli di Sant'Alfio in Sicilia, cui viene accreditata un'età di circa 3.000 anni, i larici della Val d'Ultimo, in Alto Adige di oltre 2.000 anni, così come, ancora per citarne alcuni, gli ultramillenari olivastri di Sardegna e pini loricati di Calabria. Non deve stupire questa attenzione dedicata dai carabinieri a beni paesaggistici e naturali. La nostra capillarità vuole essere essenzialmente vicinanza alle esigenze del territorio. In questo senso, anche le stazioni più periferiche, in aree lontane dai centri abitati e caratterizzate dalla presenza di zone boschive, parchi naturali e riserve, esercitano la loro costante azione di controllo a difesa dei beni naturali più preziosi, immediatamente identificabili nelle ricchezze della flora e del patrimonio faunistico. Solo per citare un esempio, nello scorso anno i militari di una stazione carabinieri della provincia di Vibo Valentia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all'arresto di 4 persone, di cui una con stretta parentela con esponenti della locale cosca ndranghetista, che avevano appena abbattuto, per ricavarne legname, 22 piante di ulivo protette quali alberi monumentali. L'intervento ha consentito di fermare una mano criminale
che avrebbe potuto produrre una ferita ben più profonda, dato che nell'area erano presenti 1500 ulivi possibili obiettivi. Si tratta solo di un episodio, esso è simbolo tuttavia di un impegno costante e silenzioso punteggiato in ogni angolo del paese, anche il più remoto, in cui sia presente un presidio dell'arma. La consapevolezza dell'importanza di garantire e preservare un settore così delicato quale quello ambientale ha spinto l'arma, posso oggi affermare con una visione lungimirante, ad affiancare alle articolazioni territoriali strutture dedicate in grado di sviluppare delle specifiche professionalità. Sono passati quasi 30 anni da quando nel 1986 fu costituito il primo nucleo operativo ecologico alle dipendenze funzionali del nuovo Ministero dell'Ambiente, Coevo. Alla base di questa scelta vi era l'esperienza maturata nella tutela del lavoro, della salute e del patrimonio artistico, la consapevolezza acquisita nel contesto di precedenti attività di indagine della crescente diffusione degli illeciti ambientali e dei conseguenti pericoli per lo straordinario patrimonio paesaggistico ambientale nostro. Il cammino avviato è stato talmente rispondente, credo, alle istanze di istituzioni e cittadini che nel volgere di pochi anni, con ripetuti interventi normativi, il reparto è stato rinforzato e riarticolato fino ad assumere nel 2001 l'attuale denominazione di Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente. Oggi questo reparto conta un organico di oltre 400 carabinieri suddivisi su una struttura centrale dotata di un reparto operativo a competenza nazionale e su tre gruppi per il nord, per il centro e il sud del paese, dai quali dipendono 29 nuclei operativi ecologici NOE sul territorio nazionale. Un sistema articolato che vuole assicurare una buona capillarità, specie se, come nei fatti, coniugata con la struttura territoriale dell'arma, una soluzione operativa valida nel campo della prevenzione così come nell'attività investigativa, specie se sviluppata in collaborazione sinergica con il Corpo Forestale dello Stato, la forza di polizia cui tutti riconosciamo il primato conferitole dalla straordinaria competenza specialistica nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico. Sono, credo, importanti le cifre in cui si può sintetizzare il valore dell'impegno dei NOE. Basti dire che nel 2014 hanno accertato quasi 3.300 violazioni penali e amministrative, tratti in arresto 473 persone per reati di natura ambientale e ne hanno deferite in stato di libertà 13.280. Nei 29 anni di attività dei NOE, pensate, i controlli specialistici dei carabinieri dell'ambiente sono stati 560.000. Si tratta di dati, credo, significativi non solo sul piano statistico, ma soprattutto su quello qualitativo, nella considerazione che in questi stessi numeri sono ricompresi gli interventi nei confronti di organizzazioni criminali di ogni tipo dedite alla commissione di reati ambientali. Con riferimento allo stesso 2014, ad esempio, in diverse operazioni è stato accertato il ruolo di organizzazioni di tipo mafioso nella gestione e nello smaltimento illecito di rifiuti. Ricordo le attività condotte a Roma nel gennaio 2014, l'esecuzione su ordine della DDA capitolina di 7 ordinanze di custodia cautelare. In Campania, 2 distinte operazioni, marzo e in dicembre, con l'arresto di 23 soggetti legati ai clan più influenti dell'area napoletana e casertana. In Puglia l'esecuzione di 11 misure restrittive nei confronti di altrettanti soggetti, tra i quali alcuni esponenti di uno dei clan più in vista della provincia di Foggia. Non è certo inferiore l'impegno e non sono da meno i risultati dell'anno in corso. Anche nel contrasto di reati commessi da pubblici amministratori e da organizzazioni transnazionali.
Il settore ambientale presenta indiscutibilmente un'opportunità economica straordinariamente attrattiva per i più svariati interessi criminali. Il ciclo dei rifiuti, oggi non particolarmente all'ordine del giorno, ma per noi particolarmente importante, ieri si è celebrato il ventennale della commissione parlamentare istituita, costituisce il comune denominatore attorno a cui si muove un variegato cosmo di attività illecite. Convergono in esse forti possibilità di guadagno legate alle attività di gestione, significative forme di risparmio e abbattimento della competitività commerciale connesse con il sistematico ricorso a tecniche di smaltimento illegali. Da questa inquietante coincidenza deriva una particolare pericolosità della minaccia per il nostro meraviglioso paesaggio e per le nostre eccezionali risorse naturali, spesso oggetto di colpevoli incurie o vittime di deprecabili speculazioni. Pensiamo all'abbandono incontrollato e al rogo di rifiuti, al disboscamento abusivo, allo sversamento di acque reflue industriali, all'immissione di fumi nell'atmosfera, all'interramento di scorie tossico-pericolose, frequente epilogo di più complessi traffici. L'esigenza prioritaria di colpire con la massima determinazione questi fenomeni emerge in un fondamentale intervento normativo già citato dal consigliere Atelli, rappresentato dalla legge sugli ecoreati, la 68 di quest'anno. Essa introduce, lo sappiamo bene, innovazioni attese da tempo nel contrasto ai crimini ambientali, con la formulazione di un nuovo titolo del codice penale e la definizione di nuove fattispecie, tra le più significative i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, che consentono di dare un nome proprio a condotte in precedenza perseguite con tecniche interpretative più o meno riuscite. Mi riferisco in particolare al ricorso alle figure del cosiddetto disastro innominato, utilizzando l'articolo 434 del codice penale, e del danneggiamento generico, di cui all'articolo 635 dello stesso codice, per perseguire reati ambientali. È importante sottolineare, credo, proprio in relazione ai profili di convergenza delle dinamiche mafiose in materia ambientale, che le scelte di politica criminale adottate dal legislatore con la legge 68 forniscono all'azione di contrasto strumenti giuridici e istituti tipici della legislazione antimafia. In questo senso va letta la previsione della confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ambientale o che sono serviti a commetterlo e della cosiddetta confisca per equivalente. Altrettanto significativa è l'introduzione di specifiche aggravanti per i reati di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso, quando l'organizzazione sia diretta in via esclusiva o concorrente alla commissione di delitti contro l'ambiente. A fronte dell'inasprimento delle misure repressive, la stessa legge prevede, ed è sicuramente rilevante, meccanismi premiali per le condotte di ravvedimento e di cooperazione. È per noi un impianto normativo straordinariamente incisivo sul sistema di contrasto. Come potremo vedere poi nelle successive concrete applicazioni. L'attenzione del legislatore in materia è una attestazione, a mio giudizio, decisiva della volontà di porre il contrasto dei reati ambientali su un piano di assoluta priorità. Un'ulteriore grave minaccia che spesso interagisce con la criminalità organizzata è rappresentata, ne ho fatto già cenno, dalle patologie della pubblica amministrazione. Ne abbiamo continue testimonianze. La tematica del convegno è il verde pubblico. È significativo che proprio la gestione delle aree verdi e le connesse condotte corruttive di pubblici amministratori siano venute alla luce nell'ambito dell'indagine condotta da Ross a Roma, denominata Terra di Mezzo. Dalle evidenze investigative emerge ancora che il contrasto in materia ambientale non può non tener conto della pericolosa convergenza dei reati espressione della criminalità diffusa con le dinamiche della criminalità organizzata o con le deviazioni dell'apparato pubblico.
Sotto questo profilo, l'efficacia della nostra azione è fondata su un modello operativo che vede quale suo principale punto di forza la sinergia tra reparti speciali, nei casi citati tutela ambiente e ROS, connotati da professionalità specialistiche d'eccellenza e comandi territoriali, diffusi sul territorio, immancabili recettori delle istanze della comunità e insostituibili per noi attori nel campo della prevenzione e della repressione dei reati in ogni settore. In sintesi, alla varietà della minaccia si oppone razionalmente e sistematicamente la pluridimensionalità dell'azione preventiva e di contrasto. È naturale, su questo piano, il riferimento a un'ulteriore tematica di pregnante attualità. Mi riferisco alle disposizioni della cosiddetta legge Madia, la legge 124 di quest'anno, che ha fissato quali obiettivi la razionalizzazione e il potenziamento delle forze di polizia, in un disegno complessivo che dovrebbe riguardare anche, come sappiamo, l'assorbimento del corpo forestale dello Stato. Sulla tematica, certo fondamentale, incaricati dal governo siamo al lavoro i rappresentanti di tutte le forze di polizia e dei dicasteri interessati per la ricerca del miglior risultato possibile. La linea è quella di non disperdere le capacità, ma anzi fare di tutto per valorizzarle, mettendole a sistema con un effetto possibilmente moltiplicatore di efficienza. Sulla base delle indicazioni fornite, la struttura, le professionalità, le capacità del corpo forestale diverrebbero risorsa ancor più significativa se le si immaginano sinergicamente unite a una forza di polizia a competenza generale che può contare su oltre 105.000 unità, su una diffusione straordinariamente capillare sul territorio e su una qualificazione nei più differenti settori di specialità, tanto apprezzata anche in campo internazionale. È evidente che sarebbero totalmente preservate e salvaguardate le professionalità e le attese dei singoli. Incarico, sede, attività, modalità esecutive, aspettative di carriera e rappresentatività. Non ne deriverebbe certo un depotenziamento sul piano del controllo del territorio, della prevenzione e del contrasto degli illeciti ambientali. Le oltre 800 stazioni forestali, permanendo integre, potrebbero giovarsi del reticolo delle oltre 4.600 tra stazioni e tenenze carabinieri, soprattutto unendo quelle capacità a quelle degli attuali comandi carabinieri tutela ambiente che ho citato e per le politiche agricole e alimentari, si verrebbe a creare un nuovo polo di eccellenza in materia ambientale, un unicum a livello europeo, verosimilmente anche a livello assai più ampio, capace anche di esportare in altri paesi verso le forze di polizia che l'arma forma e addestra la cultura dell'ambiente. Ha citato prima il ministro Galletti, che ringrazio per l'attenzione che ci dedica, l'efferata uccisione di Khaled Assad a Palmira. Ecco, vorrei segnalare i cosiddetti caschi blu della cultura, un'iniziativa italiana approvata all'unanimità dall'UNESCO che vede i carabinieri della tutela patrimonio culturale protagonisti di questa nuova iniziativa per la protezione dei siti archeologici e culturali nel mondo. Un'iniziativa che sta avendo adesso un suo sviluppo e che è stata recepita nel progetto
Unite for Heritage UNESCO. Ecco, anche l'interessante proposta evocata dal senatore Di Biagio dell'opportunità di un lavoro con il comitato sicuramente è importante, significativa, secondo me anche di grande efficacia. Le diverse esperienze sul piano normativo, organizzativo e operativo di cui ho parlato con riferimento alla tutela del verde, come nel più ampio orizzonte della salvaguardia dell'ambiente, ci consegnano quale lezione appresa il messaggio che i risultati più elevati si conseguono con un approccio pluridimensionale e con un forte impegno interistituzionale. In una parola, noi la chiamiamo sinergia. Proprio questo aspetto ho visto e più volte sottolineato nella relazione annuale per il 2015 del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, in cui a più riprese si fa riferimento alla necessaria cooperazione tra gli enti locali, quali enti più vicini alle esigenze della comunità. A completamento di quanto ho finora detto, consentitemi un'ultima riflessione. Tracciando un parallelismo tra la tutela dell'ambiente e la funzione di sicurezza pubblica a più ampio spettro, si può evidenziare come gli stessi cittadini debbano essere considerati parte integrante attiva di questo sistema. Non si può immaginare che la salvaguardia del verde sia realizzabile esclusivamente attraverso controlli delle forze di polizia o degli organismi ministeriali, né con interventi di questi. Non si può, ad esempio, ipotizzare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata se non si considera questo fattore quale fattore determinante la diffusione della cultura della protezione e del rispetto dell'ambiente. Si tratta di un percorso che l'ARMA conosce da sempre e segue oggi con grande determinazione, che si materializza nella ricerca di ogni possibile contatto con le comunità, anche attraverso l'impegno nelle scuole, sui media e sul web per la promozione della cultura della legalità. Lo dico in prossimità, in vista della giornata dell'albero. Un percorso basato sulla considerazione che l'efficacia del servizio offerto è tanto più elevata quanto più si rapporta ai protagonisti di quell'azione, i cittadini. È anche per questo che l'Arma dei Carabinieri può e vuole fornire il proprio contributo di valori ed esperienza, può concorrere insieme ai tanti interessati, a quelli qui rappresentati, a vincere una delle sfide più importanti del nostro oggi e del nostro futuro, la salvaguardia dell'ambiente e con essa la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione della vita. Grazie. Grazie Tullio, credo che l'ampiezza e la varietà della tua relazione sia forse insieme alle parole che hai speso sul tema specifico di questa attuazione della legge Madia la rassicurazione migliore, più forte, più potente che possa venire di fronte a qualche timore, qualche preoccupazione che in qualche modo è anche aleggiata. Anzi, su questo, siccome tutti i nostri interventi sono registrati dai tecnici dell'ISPRA, se mi consenti vorrò mandare ai parlamentari che oggi sono intervenuti, diciamo, la registrazione del tuo intervento, perché in qualche modo corrisponde alle stimolazioni, alle sollecitazioni che da loro erano venute. Trovo importante, diciamo, non soltanto il legame risalente fra l'arma e il tema a cui la legge è dedicata, ma anche la ferma determinazione di non arretrare di un millimetro rispetto ai compiti che la legge fino ad oggi ha assegnato al Corpo Forestale, all'Arma, li aveva distribuiti in qualche modo, che oggi fatalmente sono avviati a ritrovare un punto di sintesi. Quindi ti ringrazio molto di questa forte testimonianza. E in qualche modo complementare rispetto alle parole di Tullio, si annunciano quelle di Cesare Patrone, capo del Corpo Forestale, che è coinvolto evidentemente in modo pieno in questa operazione, in modo tale che
l'obiettivo di evitare la dispersione del know-how importante che il Corpo Forestale, con la sua presenza altrettanto ramificata, capillare, qualificata e attiva, ha sviluppato nel corso di questi anni, evitare, diciamo, la dispersione di questo know-how, ma in qualche modo trasmetterlo e alimentarne la continuità nel quadro di questa ampia operazione. Cesare, a te la parola. Grazie consigliere. Coinvolto mi pare riduttivo, è qualcosa di più per il Corpo Forestale. Bene, dopo la relazione del comandante del 7, così esauriente, io non mi voglio attenere a una relazione altrettanto organica, voglio solo raccogliere qualche spunto che secondo me, come hai detto giustamente tu, consigliere, può essere complementare alla relazione del comandante dell'arma, che ringrazio per le parole nei confronti della nostra amministrazione e cercheremo di essere all'altezza, Tullio, di quello che hai detto. Dunque, qualche riflessione sul verde pubblico e poi sugli alberi monumentali. Permettetemi dei concetti che noi abbiamo sviluppato da molti anni. Sul verde pubblico il Ministro dell'Ambiente ha parlato che 4/5 della popolazione europea vive in città, cioè 4/5 della popolazione europea è urbanizzata. E allora la questione del verde pubblico, fermo restando che è tutto vero quando parliamo di biodiversità, quando parliamo di fissazione del carbonio, quando parliamo che anche quella percentuale di verde pubblico nelle città svolge una sua funzione ecologica, secondo me svolge invece soprattutto una funzione culturale, politica e morale. Ormai sono da decenni che nella misura in cui ci sono zone più dedicate a verde pubblico c'è una stretta relazione con un modello occidentale di vita evoluto. Più le città sono evolute, più le democrazie sono partecipate, più c'è verde pubblico. Laddove noi abbiamo dei paesi in via di sviluppo che faticano a proporre dei modelli partecipativi democratici, il discorso del verde pubblico praticamente è pari a zero. Ecco quindi che il verde pubblico, per quello che riguarda l'Italia e i paesi occidentali, guardiamo il Nord Europa, è uno degli elementi di misurazione, forse la cartina al tornasole più elevata per un modello di sviluppo economico, sociale, moderno e che va nella direzione degli interessi della collettività. Per questo il verde pubblico nelle città è così importante, molto importante. Allora noi diciamo che il verde pubblico è collegato anche a una visione assolutamente moderna di tutela dell'ambiente. Si parla di Milano, si parla di bosco verticale, si parla di applicazioni tecnologiche molto evolute. Il verde pubblico è collegato a una visione molto evoluta di ambiente, di gestione del territorio. Ecco quindi che il discorso del verde pubblico è centrale, perché dimostra quanto è valida una città. Soprattutto in un paese come l'Italia, dove altre cose già le abbiamo. Già abbiamo i monumenti, l'archeologia, la bellezza e il clima. Probabilmente ci vuole una maggiore attenzione nei confronti del verde pubblico e permettetemi di dire, queste sono riflessioni che noi abbiamo fatto con diversi sindaci di Roma, dove noi abbiamo detto che la tutela seria anche di fruizione intelligente del verde pubblico di Roma, Roma non manca il verde pubblico, era uno dei motivi importanti per uno sviluppo ordinato della nostra capitale. Bene, allora se parliamo che il verde pubblico è qualcosa di molto importante, perché abbiamo superato in realtà una visione che il mondo evoluto è quello industrialista, ma c'è un postmoderno dopo la cultura del Novecento dove c'è un'irruzione del verde in città, noi dobbiamo fare una riflessione, permettetemi, sull'albero monumentale, dove io trovo assolutamente interessante che l'albero è protetto da una legge collegata non tanto al Ministero dell'Ambiente ma al Ministero dei Beni Culturali, perché questo va detto chiaramente. La legge 10 del 2013 si collega al decreto Urbani, si collega alla legge Calasso, che si collega alla 1497 del 39, la legge Bottai. Cioè in realtà con la legge Calasso è stato fatto un salto culturale molto importante, perché il legislatore ha ritenuto, ope legis, di individuare delle fasce topografiche e nella fattispecie il bosco, che andavano tutelate non con una legge di tutela ambientale, ma con una legge di tutela paesaggistica.
tanto è vero che poi l'intervento da parte del Ministero per condurre a miti consigli la Regione, perché non sempre gli enti locali si comportano bene, era quello del Ministero dei Beni Culturali, non del Ministero dell'Ambiente. Cioè, paradossalmente, noi la foresta l'abbiamo protetta meglio quando è passata sotto l'egida di una legge di tutela paesaggistica. Questa è la particolarità dell'Italia, e la stessa cosa vale per l'albero monumentale. Noi, permettetemi di dire, caro Tullio, che siamo stati sempre precursori. Nell'82 noi cominciammo con il censimento nazionale degli alberi di notevole interesse, 82. Nell'88 censimento di cave e discariche. Bene, noi possiamo dire oggi, per quello che riguarda questo censimento, non sto a tediarvi come è stato fatto, l'Italia possiede un patrimonio di monumenti verdi di 22.000 alberi di notevole interesse. Tra questi, oltre 2.000 sono definiti di grande interesse e ben 150 di eccezionale valore storico e monumentale. Ma cosa sono questi alberi in realtà? Questi alberi, e mi voglio ricondurre, lo voglio far fruttare per il discorso per quale motivo è giusto che il corpo forestale, permettetemi, confluisca nell'arma dei carabinieri. Noi abbiamo avuto un'idea sempre tutto sommato troppo iperambientalista e secondo me non completamente giusta dell'ambiente. Noi abbiamo pensato che fosse natura, invece la questione dell'ambiente non è natura, è natura più cultura. Tanto è vero che quando con i DPCM di fine 88 c'era la valutazione dell'impatto ambientale, c'erano degli indicatori di tipo naturale, ma c'era anche l'uomo. Quando si studiava il danno all'ambiente, l'articolo 18 della legge 349, la stessa istituita dei NOE, si parlava, non so, la letteratura americana non parlava solo del danno naturale, ma parlava anche del danno sociale, del danno estetico-culturale, che, caro professor Blasi, era difficile quantificare, però c'era, anzi, in certe situazioni era ancora più rilevante. Bene, allora l'albero monumentale non richiama un concetto che l'albero è bene ambientale ma è anche bene culturale? Se richiama il concetto che l'albero è bene ambientale e anche il bene culturale, vuol dire che l'ambiente è natura più cultura, come dice la letteratura, soprattutto anglosassone e anche tedesca. E chi oggi si occupa di tutelare il patrimonio culturale e artistico? Chi la salute? Chi il lavoro? E chi l'ambiente? L'arma dei carabinieri. Questa è la realtà. Nel comparto, come diceva il generale del 7, dove si sta lavorando molto bene, dove si parla delle specialità, i quattro domini, i quattro valori che in realtà sottintendono un modello di sviluppo economico-sociale ordinato e armonico, quindi il lavoro, la salute, l'ambiente e il patrimonio artistico, quindi il bene culturale, sono afferenti all'arma dei carabinieri. Ecco che diventa semplicissimo pensare che la scelta del governo e del Parlamento, mi dispiace che è andato via il Presidente senatore Marinello, caro Presidente, noi funzionari dello Stato dobbiamo attuare quelle che sono le linee del governo e del Parlamento. Abbiamo fatto una lotta di un anno per cercare, abbiamo proposto qualcos'altro, non è accaduto. Adesso i funzionari dello Stato obbediscono su una linea, che è quella dell'arma. Perché? Perché secondo me, come dice il generale del 7, c'è quell'effetto moltiplicatore di efficienza, che è chiarissimo secondo me, ci sarà un effetto moltiplicatore di efficienza. E secondo me il lavoro che si sta facendo il comparto per cercare di fare in modo che ci sia non solo le rassicurazioni che diceva il comandante per quello che riguarda il personale che continuerà a fare quello che fa e dove lo sta facendo, ma qualcosa di più. Perché noi assumeremo, il corpo forestale assumerà una dimensione internazionale. Il comandante dell'arma ha parlato dei caschi blu della cultura, ma a me ha detto qualche giorno fa anche i caschi blu dell'ambiente. Questa è la visione, e noi non possiamo che
appartenere a questa visione. E mi sembra che da un punto di vista simbolico l'albero monumentale, che deve essere tutelato sotto il profilo ambientale, ma anche sotto il profilo culturale, perché è una questione assolutamente di monumento estetico. Mi viene in mente addirittura non, consigliere Adelli, la 1497, ma la 1089. La 1089. Beh, secondo me è un messaggio fortissimo che contribuisce ancora in questa direzione, che sarà appunto il moltiplicatore, l'effetto, come dicevi tu, effetto moltiplicatore di efficienza. Grazie. Insieme ad ISPRA ha impedito, diciamo, che difficoltà logistiche e organizzative ne determinassero in qualche modo la paralisi. Poi perché ha iniziato il suo intervento, mi è parso di cogliere anche con un istante di viva partecipazione personale, perché poi il Corpo Forestale in qualche modo è stato tutta la sua vita, e quindi in qualche modo le parole che abbiamo ascoltato sono parole estremamente forti di servitore dello Stato che attua una legge anche non semplice da accettare per certi versi, ma lo fa nel modo più lineare, più diretto possibile, con piena fiducia nel futuro di ciò che è stato costruito in tutti questi anni dal Corpo Forestale, e con il coraggio di fare proprie le parole di e la responsabilità di fare proprie le parole di Tullio Del Sette quando parla di moltiplicatore di efficienza. Io credo che effettivamente le cose andranno in questo modo, e credo che questa operazione, soprattutto perché la storia poi cammina, come sappiamo bene, sulle gambe delle singole persone fisiche, quindi quando ci sono le persone giuste al momento giusto, e non mi faccio in questo condizionare dalla mia amicizia personale verso di loro, tutto diventa più semplice ed è più facile realizzare l'obiettivo. E condivido da ultimo anche il fatto che nella storia di questo tema, che è sublimato un po' dalla vicenda degli alberi monumentali, lo slogan può essere natura più cultura, ma natura più cultura è a sua volta un contenitore nel quale possiamo trovare molte cose. Il richiamo insistito che c'è stato oggi e che troverete rilanciato ancora più forte nella giornata di domani, che è intitolata non a caso allo sviluppo sostenibile, dimostrano che oltre al tema dell'ambiente e quindi della salute c'è dentro la vicenda del verde pubblico anche tanta economia. Economia declinata nelle forme che sono evocate dai disegni di legge che sono stati presentati, ma economia declinata in mille forme ulteriori. L'episodio evocato da Tullio dell'arresto dei quattro autori di quello spregevole episodio in Calabria, che priva un territorio di fatto di un pezzo della sua identità, perché quegli alberi erano alberi monumentali e adesso non ci sono più, significa che è un pezzo di memoria e di identità di quel territorio, che già è un territorio che vive una stagione difficile non da ora, non c'è più. E io credo che se qualcuno cercava delle rassicurazioni, oggi queste rassicurazioni siano venute, siano state anche forti, vibranti, con alcuni tocchi di partecipazione personale dei quali non posso non darvi atto e ringraziarvi. Lo faccio davvero anche a titolo personale con tutto il cuore. E ora però in qualche modo avete aperto il tema strategico dei controlli, della sicurezza, della vigilanza, della preservazione di questo capitale naturale che viene dal passato ma ci proietta nel futuro. È fatale in questo modo, è naturale passare la parola al professor De Bernardinis, presidente di ISPRA, che ringrazio anche a titolo personale nuovamente, perché senza ISPRA davvero saremmo stati in grosse difficoltà. Grazie a te, Bernardini.
Grazie consigliere, presidente, anche Massimiliano, grazie per l'invito. Colgo l'occasione, vorrei parlare di tre pezzi collegati in maniera molto veloce, molto strettamente collegati e a mio avviso importanti. Colgo l'occasione della presenza del comandante generale e del capo del Corpo Forestale, perché mi interessa avere uno scambio, anche se in tarda serata, ma è estremamente importante, io credo, anche e soprattutto lo declinerò alla luce appunto della legge 68 del 2015, che mi sembra un importante punto, no, su cui un attimo avere una riflessione comune. La prima cosa, inizio il mio intervento sottolineando quello che Massimiliano Attelli mi ha scritto invitandomi, un tema per vero sul quale il percorso di ISPRA e il Comitato, io metterei il Comitato e ISPRA, no, si incrocia di continuo. Io credo che sia assolutamente vero, io sono stato un sostenitore, Massimiliano lo sa benissimo, di questa legge e sostanzialmente di questo percorso, in cui vedo, consentitemi di declinare, più che il verde pubblico nella sua complessità, il verde urbano, cioè nella tutti questi anni in qualche modo noi abbiamo centrato, cosa che ce lo dicono i numeri, abbiamo centrato sull'ambiente urbano uno dei pilastri della nostra attività, ambiente urbano che vedrà nel 2030 grosso modo 5 miliardi, no, di umani raccogliersi nel mondo, no, in cui si rappresenta più o meno l'80% delle emissioni, no, che noi abbiamo in atmosfera, quindi è un problema da una parte, dall'altra parte abbiamo la transizione urbano-rurale e dall'altra parte abbiamo l'ambiente urbano-forestale, nonché i tre ambienti noi li abbiamo tenuti molto legati attraverso alcuni tematismi fisici, quelli del suolo fondamentalmente, e quindi qui si lega, e quelli fondamentalmente della biodiversità, ma vista anche in termini, come hai detto tu Massimiliano, vista in termini del suo valore, anche brutalmente lo dico da genovese, del suo valore economico, cioè sostanzialmente del suo valore in termini di contabilità ambientale e quindi di conservazione della dinamica degli habitat, anche come miglioramento delle produzioni, miglioramento dei servizi ecosistemici, che in ambiente urbano vogliono dire tantissime cose, vogliono dire anche contrastare quella che è la mancanza di una legge urbanistica ormai da 40 anni aggiornata a far fronte ad una visione diversa delle nostre città, nelle quali il verde urbano rappresenta un nodo centrale per tutti i tematismi che ha già detto il ministro Galletti e tutti gli interventi precedenti, non entrerò su questi, e che però ad esempio per noi e il sistema agenziale nazionale e di questo il supporto al comitato ha voluto dire mettere a disposizione, come del resto del paese, come del ministro stesso, no? Che si avvale di noi per le sue funzioni, non tanto il ministro, proprio il ministro e il Parlamento con le sue strutture, leggiamo la bicamerale, no? Ad esempio presentata ieri sul ciclo dei rifiuti, di cui ISPRA sostiene l'attività assieme al sistema agenziale nazionale, ovvero a quell'attività di raccolta di informazioni, di dati, di monitoraggio fisico e non solo fisico, strumentale, ma materiale, nel quale dà la certificazione del dato ufficiale. Ora questo io chiedo un aiuto anche a voi di renderlo correttamente all'Italia e al Paese con la sua autorevolezza. Dobbiamo assieme percorrere questo percorso di autorevolezza, perché se questo percorso di autorevolezza viene sostenuto in forma congiunta, tutte le nostre operazioni dal punto di vista legislativo, dal punto di vista di governo, dal punto di vista di promozione, di accompagno, ad esempio, dei poteri locali non funzionano. Quindi noi abbiamo messo a disposizione del Comitato le attività di monitoraggio. Ad esempio c'è stato il primo censimento, no, del capitale forestale urbano, abbiamo avuto iniziative, continuiamo ad avere iniziative specifiche, no, come linee guida relativamente alle politiche di forestazione urbana, cioè sostanzialmente coniugando una parte scientifica, una parte tecnica, una parte strettamente operativa. E questo è quello che facciamo per il Paese. Questo lo facciamo in un rapporto che presenteremo il 15 dicembre, credo, se non vado errato, il 15 dicembre presentiamo il nuovo rapporto per l'ambiente urbano, in cui il verde rappresenta un nodo fondamentale per la mitigazione dei rischi, come abbiamo detto, per la mitigazione dell'ambiente salute, ovvero sostanzialmente mitigazione ad esempio delle ondate di calore e compagnia varia. Per noi mi rappresenta anche un altro punto estremamente importante, che è, voi sapete benissimo, un punto centrale è consumo di suolo e dispersione urbana. La problematica del verde urbano non è una problematica liscia, è una problematica in cui si devono
coniugare anche degli elementi contraddittori. Faccio un esempio: la dispersione urbana favorirebbe il verde urbano, la dispersione urbana vuol dire consumo di suolo, vuol dire impermeabilizzazione da una parte se non è fatta in un certo modo. Allora noi dobbiamo, presenza del verde urbano vuol dire agenti aerobiologici e agenti e allergeni che in qualche modo determinano delle dinamiche anche di salute che dobbiamo controllare. Quindi il problema di una gestione del verde urbano, oltre a essere quello che già affrontato su come noi lo sosteniamo, su come noi diciamo lo promuoviamo anche con strumenti di defiscalizzazione, concorso e tutto il resto, è un problema che dobbiamo declinare anche da un punto di vista scientifico e tecnico, ma ancor più dal punto di vista anche dei controlli. Allora, io rappresento un sistema di cui si parla pochissimo, anche stamattina anche l'onorevole Brattis ha sentito il dovere di richiamare la legge che in questo momento è al Senato, approvata all'unanimità alla Camera, il Senato l'ha già liquidata, non ha nessuna colpa e non si riesce a capire perché non vada avanti, che è la legge per il sistema agenziale, si chiama Sistema per la Protezione dell'Ambiente Nazionale. Questo è il sistema di riferimento per il Paese, dal sindaco X alle forze di prevenzione e di contrasto. Non solo, nel capo sesto, no? Ravvedimento operoso ad esempio, c'è una parte in cui chiama il sistema ad essere ufficiali di polizia giudiziaria. Noi lo siamo già a livello nazionale, a fianco all'Arma dei Carabinieri, a fianco al Corpo Forestale con cui lavoriamo continuamente. Molte volte però questa... Il riconoscimento va un po' a macchia di leopardo, dobbiamo costruire un sistema più armonico da questo punto di vista. Io rinuncerei anche al ruolo di UPG che mi ha dato il Parlamento, lo sa chi mi ha ascoltato in Commissione Ambiente, perché ci siete voi, io non dovrei farlo. Però oggettivamente rivendico il fatto di essere la componente tecnica e scientifica e quindi tecnico-operativa scientifica che vi si affianca. Esattamente come mi affianco ai Vigili del Fuoco quando si tratta sostanzialmente di Seveso 3 e compagnia varia, oppure di rischio biologico e radiologico. Allora io credo che questo sia, e non è tanto il Ministero dell'Ambiente, lo dico molto forte, il Ministro lo sa, ne abbiamo discusso molto, ma è la struttura tecnica di riferimento del Ministro, anche autonoma come sistema e quindi terza rispetto anche al terzo potere dello Stato, cioè sostanzialmente la magistratura, con la quale noi abbiamo un riferimento strettissimo assieme a voi. Allora in qualche modo la 68 proprio nel capo sesto ci chiama a ragionare assieme come lo mettiamo in piedi, perché io dovrò fare un processo di formazione, un processo di educazione, un processo di definizione dei contorni, dei limiti in cui noi dobbiamo sostanzialmente operare e operare a fianco vostro in un processo secondo me estremamente importante per l'impresa italiana, che questa sia impresa agricola, tanto per ho impresa diciamo nella filiera del legno produttivo, no? Così come sia impresa sostanzialmente di trasporti, no? Noi ci abbiamo questo problema comune che in qualche modo dobbiamo cercare di declinarlo. E questo è un problema che già le procure ci stanno mettendo in piedi. Poi c'è un altro problema che è sfuggito, io ho segnalato al ministro Orlando, così come ho segnalato al ministro Galletti. In una recente pronunciamento del Tribunale di Firenze è stato messo in dubbio 20 anni di storia, cioè è stato detto dal Tribunale di Firenze fondamentalmente che le prove portate in evidenza durante il procedimento rilevate dall'Agenzia regionale per l'ambiente non avevano validità di testimonianza in quanto non erano ratificate da una legge primaria dello Stato, quelle di ISPRA sì, ma quella delle ARPA no. Allora io credo che questo, come giustamente Alessandro Brati ieri ha segnalato, c'è un discorso, no, del legislatore che sta mettendo in quadro tutta una serie di atti, no, per definire un sistema organico. Io credo che il completamento di questo quadro vada anche a guardare queste peculiarità. Allora, il fatto che la 1458, cioè il disegno di legge uscito dalla Commissione 13ª, liquidato dalle commissioni del Senato, anche dal bilancio e compagnia varia, in qualche modo sia portata a compimento, vuol dire dare compiutezza a quel sistema che vi si affianca. E qua chiedo anche, e lo chiedo soprattutto non tanto al capo del Corpo Forestale dello Stato con cui questo avviene, ma anche al comandante generale. Noi riteniamo
di dover avere con voi, rispetto anche ai monitoraggi e alle attività di monitoraggio, ancorché di natura sensibile, no? Un ruolo molto più preciso. Io in quanto, non solo come presidente di ISPRA, sono uno dei responsabili delle politiche satellitari a livello paese in Europa. Sono quello che è il rappresentante italiano in Copernicus oggi, GMES ieri, sono quello che in qualche modo contribuisce alla definizione delle politiche spaziali del nostro paese. Allora io vorrei discutere con voi, no, come lo faccio con la difesa, quali sono gli strumenti, come sono gli strumenti, come dobbiamo portarli avanti. Questa è una parte security. E come voi sapete la parte ambientale è molto meno sviluppata da questo punto di vista di quanto è quella di protezione civile, faccio un esempio, che avevo in carico in passato. Allora io credo abbiamo dei punti sui quali vederci e discutere come mettere in quadro gli strumenti, le procedure, gli obiettivi, il concorso congiunto. Perché ormai il legislatore ce lo chiede, loro ce l'hanno chiesto, l'hanno scritto, e in qualche modo questo non può essere demandato semplicemente a dei personalismi o a degli elementi di separazione e di non completamento. Io sto stringendo un accordo quadro con la difesa, sto stringendo un accordo quadro con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sto stringendo un accordo quadro, o l'ho stretto con le capitanerie di porto, mi sembrerebbe opportuno che in qualche modo ci vedessimo e riuscissimo a ragionare. Questa è una mia richiesta umile, mettendo a disposizione tutto il quadro che il sistema può portare avanti e può rappresentare come riferimento per un'azione congiunta. E questo in un quadro proprio di valorizzazione di quei processi di impresa che sono stati detti prima. Cioè l'ultimo nostro obiettivo, che in qualche modo sto portando avanti come obiettivo essenziale del sistema, è mettere in linea quello che sono gli elementi che l'impresa può sviluppare per migliorare la propria competitività, la propria produttività, nel rispetto delle regole e nel rispetto dell'ambiente, quindi nella conservazione e nella valorizzazione del capitale naturale da una parte, e quella dei controlli. Se noi non allineiamo questi due elementi e non li mettiamo in modo tale che parlino un linguaggio analogo, noi faremo da una parte dei brutti controlli, dall'altra parte faremo il danno dell'impresa. Allora io credo che l'aver declinato, Massimiliano, il verde, adesso mi allargo anche il verde pubblico, no? Ma per me da un punto di vista di ambiente verde urbano come uno dei problemi caldi all'intorno del quale costruire una serie di sfaccettature, questa è una, ne ho voluto affrontare una, poteva affrontare quella del clima, poteva affrontare ambiente e salute, poteva affrontarne molte altre, credo che sia uno degli elementi essenziali che nei prossimi giorni vorrei che venissero fuori, comunicando che tutto ciò che facciamo, io ho chiesto al consigliere Atelli di poterlo mettere in streaming in modo tale che sia pubblico e sia possibile rileggerlo attentamente e faccia quella cultura di cui sostanzialmente tutti noi siamo promotori e siamo portatori nelle nostre responsabilità di funzionari pubblici che obbediscono alla legge. Io sono d'accordo con Cesare, lo sa benissimo, per me è uno dei punti e delle luci fondamentali delle stelle polari. Quindi grazie per l'invito e grazie, massimo supporto al Comitato, ci siamo e ci saremo ancora. Grazie Bernardo, mi sembra che la sintesi migliore possa essere nelle parole chiave vivibilità urbana, qualità della vita nelle città, benessere, polizia del benessere, se vogliamo. Polizia del benessere articolata in una componente tecnico-scientifica che alimenta e fornisce il know-how per una componente che invece è di azione nella polizia del benessere. E in questo senso abbiamo iniziato la discussione comune oggi dicendo che la legge 10 è un laboratorio, in qualche modo anche questa occasione di discussione pubblica che oggi conosce la sua prima tappa e che, ripeto, proseguirà domani e dopodomani, sta diventando un laboratorio. Un laboratorio di che cosa? Ma di costruzione, mi pare, di modelli di azione nuovi del sistema pubblico. Modelli di azione nuova del sistema pubblico, perché questo sistema è fatto a rete, questa rete si compone di nodi, questi nodi devono essere fra loro in stabile e costante collegamento, in modo tale che il know-how di ciascuno possa essere messo al servizio del lavoro di azione degli altri nodi. E a questo punto passo la parola all'intervento conclusivo, che è del sindaco di Forte dei Marmi,
perché il sindaco di Forte dei Marmi insieme a noi? Perché nel 2005 Forte dei Marmi, dall'alto del nome che si è fatto in tutto il mondo in considerazione della sua posizione, delle sue caratteristiche, delle sue bellezze naturali, in un territorio che anche iconograficamente si riconosce in simboli come la Pinetina, è stato colpito, duramente colpito da un evento naturale calamitoso che, tanto per rendere attraverso i numeri con immediatezza l'idea di quello che è accaduto, ha tolto a Forte dei Marmi il 60% degli alberi in poche ore. Si tratta quindi, verosimilmente, nel 2015 almeno, del territorio più colpito in assoluto da questo punto di vista, e in qualche modo scorrono le immagini sullo schermo di un filmato che il Comune ha inteso realizzare per documentare in modo potente qual è stato l'effetto di questo cataclisma sul territorio. Forte dei Marmi però sta reagendo, perché rivuole quello che è il suo passato, la sua memoria, la sua identità, il suo skyline in qualche modo, potremmo dire, anche andando oltre, e lo sta facendo nel modo che ora il sindaco Burani, Umberto Burani, ci racconterà. Grazie. Sì, buonasera a tutti, ringrazio il consigliere Atelli dell'invito che mi ha fatto in questa giornata particolare. Devo dire che partecipando a questa giornata ne uscirò arricchito per gli interventi che ho potuto ascoltare. Sì, quello del 5 marzo di quest'anno è stato un evento eccezionale, un uragano che potete vedere le immagini, dalle 2 di notte fino quasi alle 8 della mattina sul territorio c'è stato un vento che andava oltre 120-130 km orari. All'alba, quando abbiamo iniziato ad intervenire in sicurezza, perché non potevamo durante la notte muoverci, la prima cosa è stata quella, per fortuna, che essendo accaduto di notte non abbiamo avuto feriti. Però considerate che tutti gli alberi sono andati su delle case oppure hanno abbattuto i cavi dell'Enel, e le radici, cadendo degli alberi a terra, hanno sollevato i tubi del gas. Ci siamo trovati quindi in una situazione di estremo pericolo. Tutta la notte in contatto con la locale stazione dei Carabinieri, col comandante Alaimo dei Carabinieri e poi con gli altri, la prefettura, ci siamo poi attivati. E attingendo a quella che è stata anche la mia esperienza di ufficiale complemento e quindi quelli che erano quei ricordi, abbiamo cercato di liberare le strade, quelle che erano le traiettorie direzione Mare Monti, e abbiamo collocato, ora si vedrà, iniziato a portare tutti i tronchi e quello che veniva liberato dalle strade. Abbiamo portato in un'area, eccola qua, vedete, quest'area qui, guardate che distesa, e abbiamo messi allineati e coperti, distinguendo i tronchi dalle radici, dalle parti, dalle chiome degli alberi, perché per lo smaltimento abbiamo ritenuto opportuno organizzarci in questa maniera. Devo dire che, credetemi, è stato un lavoro, nelle prime ore, è stato anche difficile operare, perché per tutti noi gli alberi che sono presenti, credo come ciascuno di voi, nelle vostre case, nei vostri paesi, soprattutto nei paesi di origine, abbiamo una storia magari legata a un albero, ci sono i ricordi, e devo dire che ho trovato tante persone in lacrime. Io stesso mi sono trovato con tanti concittadini a condividere questi momenti tristi, però abbiamo detto dobbiamo reagire. E abbiamo trovato un aiuto in questo anche da tante persone che hanno la loro seconda casa a Forte dei Marmi, ma in realtà la prima seconda casa, cioè persone che vengono in vacanza a Forte dei Marmi e hanno deciso di collaborare con noi. È stata costituita una onlus che porta il nome Più Forte del Vento, e grazie anche alla collaborazione e l'aiuto di alcuni scultori che nella nostra zona, noi alle spalle abbiamo le Alpi Apuane, c'è cioè il marmo delle Apuane, ma poi nella vicina anche Pietrasanta, dove ci sono
le fonderie, le botteghe d'arte. Ecco, alcuni scultori ci hanno donato delle opere che sono state messe in vendita e abbiamo iniziato questa attività il 5 di settembre alla presenza del ministro Franceschini. Ecco perché è importante, come diceva lei, questa pensare all'ambiente ma anche alla cultura, al patrimonio culturale, all'identità di un territorio. E così abbiamo e stiamo portando avanti questa raccolta di fondi. Poi, come vedete da queste immagini, abbiamo deciso di fare qualcosa di più. Questo scultore, che è un professore, Massimo Bertolini, ci ha proposto un'idea, che è quella di raccogliere, abbiamo preso alcuni dei tronchi, dei pini, sono state realizzate delle tavole con l'aiuto di artigiani del posto, è stata realizzata quest'opera che abbiamo collocato poi in una delle pinete, anche quelle colpite dall'uragano. E quest'opera in legno rimarrà lì fin tanto che la natura vorrà che quest'opera, fatta soltanto in legno con alcune viti, potrà resistere, perché deve essere qualcosa di vivo. E questi alberi sono qualcosa di vivo, tant'è che le figure che poi si vedrà nell'opera sono richiamate, sono dei profili, dei corpi di donna e di uomo. Ci vuole essere in quest'opera, quindi, che si chiama Sradicamenti, questo richiamare all'attenzione un po' dell'albero della vita, un albero della vita alla quale tutti noi, ma penso anche rileggendo i grandi della letteratura, ritroviamo questo collegamento. E poi sono rimaste ancora, non abbiamo tolto, anzi sono state aggiunte, quelle che sono i tronchi, quei tronchi che hanno ancora le radici, e questi pure rimarranno, a testimoniare quello che è accaduto il 5 marzo, ma anche a voler dare un altro ulteriore simbolo. Ci sono le radici così importanti, questo sradicamento che stiamo vivendo, questi popoli che migrano da un paese all'altro, da un continente all'altro. Però per noi dare questo messaggio dell'importanza dell'avere questa identità e questo collegamento con la nostra terra. Fra i momenti, direi, anche più tristi, perché all'alba chi poi ha trovato l'albero, il suo, io ricordo una ragazza che è venuta in comune in lacrime, perché quando ha preso conoscenza e coscienza che l'albero al quale lei era legata, perché l'aveva visto sempre, era rimasto in piedi, era felicissima. Però poi abbiamo fatto un giro in tutte le pinete, a vedere come stavano la salute di questi alberi. Purtroppo alcuni di questi pini, dalle chiome enormi, questi giganti così grandi, che hanno delle radici piccole, si erano mossi, e quindi abbiamo dovuto decretare purtroppo il taglio di questa pianta. Ecco, quel giorno quella ragazza è scappata, è andata via, è tornata dopo qualche giorno, perché la commozione, le lacrime, di pensare questo, che non era soltanto un albero, per lei era stato il compagno dei giochi, dei primi amori, anche nel giardino di casa sua, da lì a qualche ora sarebbe stato poi sottratto per sempre a lei. Ecco, io credo che sia importante questo lavoro che verrà fatto nei prossimi giorni, e mi dichiaro anche la mia disponibilità per replicare. Noi il 5 marzo celebreremo un anno da questo accadimento, da questo evento, lo faremo assieme anche agli altri comuni del comprensorio versiliese, anche i comuni che stanno sulle Apuane, dove purtroppo lì ci sono, devo dire, degli alberi che sono nel bosco e sono caduti e ahimè stanno lì, e ancora non siamo intervenuti perché mancano in alcuni casi le risorse, e perché poi c'è il problema delle selve abbandonate che magari nessuno va più a curare. Ecco, lo faremo cercando di portare all'attenzione di tutta l'opinione pubblica, ma credetemi, chi è vive da noi in Versilia o chi è venuto anche quest'estate per andare sì a fare un bagno, ma soprattutto per venire anche ad apprezzare il nostro ambiente, se ne è reso conto. E allora quindi dichiaro questa mia disponibilità, cercando ancora di lavorare perché
si prenda coscienza, e credo anch'io che oggi è maturata una coscienza nuova per sottolineare l'importanza del verde pubblico nelle nostre città e farlo capire ai nostri giovani, che devo dire sono molto attenti, tant'è che anche le scuole vengono, visitano, sono i ragazzi stessi a volere questo. Grazie, grazie di nuovo e buona serata a tutti. Credo in qualche modo la testimonianza forte, potente, vibrante, con una punta di comprensibile commozione che mi aspettavo, credo che radici e identità siano parole che riassumono al meglio il senso moderno del vivere urbano. Ci dobbiamo rimanere attaccati, le dobbiamo difendere, dobbiamo come dire, fare, dispiegare ogni azione, fare di tutto per non dover rimpiangere quel verde che avevamo e che purtroppo in qualche singola occasione ci viene tolto. Credo che l'espressione, il viso, la mimica e l'oratoria appassionata di Umberto Buratti ci abbiano reso e fatto percepire con immediatezza tutto questo. Non posso a questo punto che ringraziare anche tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci fino a questo momento, di rinnovare l'invito a seguire, se credete, se potete, le altre due giornate dei lavori di questi stati generali, e non posso che profondermi in un personalissimo e grande ringraziamento a tutti i partecipanti a questa prima sessione di lavoro per la vostra presenza, per la ricchezza e per la varietà delle vostre testimonianze e dei vostri contributi. Grazie davvero a tutti quanti.